ormai. Buongiorno, ben arrivati, buon inizio di fine settimana. Sai che oggi... la corsa con i tacchi è un sport. Un tonico per i però colpacci. Però lo fanno. E anch'io mi sto allenando per farlo. Lo fa tutte le mattine, vi garantisco. Una gara per arrivare in tempo. Ed è uno spettacolo. Oggi è venerdì ed è anche l'ultimo giorno di campagna elettorale. Noi avremo ospite Matteo Renzi, più tardi segretario del Partito Democratico, a chiusura di una campagna elettorale lunga e difficile. Domani ci sarà giornata di silenzio elettorale, ovviamente non si parlerà più di elezioni fino a domenica. Ma non è in silenzio, anzi ci dà le notizie più fresche dal web. Antonia Varini, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. I giornali ovviamente e i telegiornali che ci hanno anticipato sono pieni di queste notizie e anche di altre notizie. Noi ne abbiamo scelte un paio. La prima è questa, c'è ancora polemica intorno a Luigi Capasso, il carabiniere di Cisterna di Napoli, originario di Napoli, ma che viveva a Cisterna di Latino, che ha ucciso, lo vedete, ve lo mostro qui, ecco, è quest'uomo che ha ucciso la moglie, che ha sparato alla moglie, che per fortuna non è morta, ma lotta tra la vita e la morte in un ospedale romano, e ha purtroppo ucciso le sue due figlie, prima di togliersi la vita dopo una lunga estenuante trattativa durata 7 ore con i suoi colleghi che erano sul balcone di casa nel tentativo di fargli consegnare le armi e convincerlo a desistere dal gesto folle. Però il punto è questo, è che alimenta un po' di polemiche. Lui aveva svelato non soltanto la crisi familiare ma anche la crisi sua interiore e aveva detto: sto male, e tuttavia restò in servizio. Lo vedete in questo articolo di Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera. Aveva detto: sto male, ma era rimasto in servizio armato di pistola. Fu giudicato idoneo a proseguire il servizio. Vedete che questa cosa non mancherà di alimentare polemiche. Un altro titolo curioso, singolare, come se non bastassero le tensioni internazionali che vi proponiamo, è questo qua. Lo trovate all'interno delle pagine della Stampa di Torino, a firma di Giordano Stabile, che si trova a Beirut, e dice: Erdogan, il presidente turco, provoca la Grecia, con la quale le cose non sono mai andate molto bene, diciamo, soprattutto per le questioni di confine nel Mediterraneo, di alcune isole del Mediterraneo e per Cipro. Erdogan provoca la Grecia sulle isole del Mediterraneo, dice: ci sono lì delle nostre moschee, alcune isole sono nostre. Rivendica di fatto quelle che il trattato di Losanna del 1923 aveva assegnato alla Turchia dopo le questioni che dovevano chiudere finalmente la prima guerra mondiale e l'impero ottomano, appunto nel 1923, assegnando alla Turchia e alla Grecia dei confini nuovi, facendo il cosiddetto scambio di popolazioni. Nelle isolette greche assegnate alla Turchia i greci andavano via, nelle isolette turche assegnate alla Grecia i turchi andavano via. Ebbene, Erdogan rimette tutto in discussione, un po' come se noi chiedessimo alla Francia Nizza e Savoia, insomma. E la Gioconda. Ridateci la Gioconda, se no vi mandiamo la quinta armata. Insomma, una roba un po' singolare. Bene. E allora, se si gelano le relazioni fra Grecia e Turchia, andiamo a parlare del gelo di casa nostra, per fortuna per altri motivi. Nuove nevicate al centro-nord, temperature siberiane, siamo arrivati a meno 30 gradi a Livigno, imbiancate le città tipo Milano, Firenze, Torino, Parma, Genova, Venezia. Andiamo ai treni, ieri i trasporti su rotaia hanno viaggiato per il 50% per quanto riguarda i treni regionali in Liguria, Piemonte, Emilia, Veneto e Toscana, che poi sono state le regioni più colpite, e il 30% di treni di Trenord in Lombardia. Del Rio ha accusato le Ferrovie dello Stato di aver sopravvalutato la propria forza. Insomma, un po' di maretta. Andiamo da Genova. A Genova, da Maria Chiara Grandisdella della TGR Liguria, che è stata, l'abbiamo visto anche ieri, pesantemente colpita dal maltempo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ci sono stati problemi nella notte, anche appena trascorsa, a causa del vento e del ghiaccio, soprattutto questa volta a Levante e nello spezzino della nostra regione. Chiusa e poi riaperta l'autostrada A12 fra La Spezia e Sestri Levante, come ricordava anche il CIS poco fa, è chiuso il tratto La Spezia Pontremoli della Cisa per tutti i mezzi e solo per i mezzi pesanti da Pontremoli in poi. E così è successo che diversi camionisti si siano avventurati nelle strade secondarie e diverse in queste ore sono gli interventi dei vigili del fuoco. Resta infatti ancora
ancora bloccata l'Aurelia a Passo del Bracco proprio per un mezzo pesante che è finito di traverso sulla carreggiata. Fortunatamente l'autista è rimasto illeso, però il mezzo, ci dicono i vigili del fuoco, è ancora in bilico. La strada è una lastra di ghiaccio e quindi le operazioni di ripristino sono difficili. Riprenderanno in mattinata quando avverrà il disgelo. Per questi disagi, fra l'altro, ieri sera numerosi automobilisti sono rimasti bloccati per ore e a bordo delle auto c'erano anche dei bambini. Anche a Genova città in queste ore sono tanti gli interventi dei vigili del fuoco, ci sono alberi caduti, ci sono coperture che sono volate via e proprio per il ghiaccio ieri sera il comune ha raccomandato di limitare al massimo gli spostamenti. E intanto prosegue però su tutta la regione, almeno fino alle 15 di oggi, l'allerta neve. Oggi la situazione più critica rispetto a ieri, che era a ponente, sembra nella parte centrale, con Savona e Genova interessate da allerta arancione, comprese le zone interne, e poi l'allerta invece è gialla a ponente e a levante. Le scuole sono ancora chiuse in molti comuni, ricordiamo Genova, ricordiamo Savona, sono aperte invece Imperia e Sanremo, alla Spezia invece sono chiusi gli istituti superiori. Sul fronte trasporti, lo accennavate, che cosa succede? Oggi le ferrovie garantiscono tutti i treni ad alta velocità e quasi tutti gli intercity e poi l'80% dei treni regionali. C'è intanto ancora preoccupazione, vi ricorderete le immagini di ieri, per i migranti che restano accampati sul Roja, non vogliono andare nei centri d'accoglienza per il timore di essere identificati. Insomma, le immagini di una Liguria bella da cartolina con la neve oggi sembrano per il momento un po' dimenticate. Grazie a Maria Chiara Grandis della TGR Liguria, e adesso cambiamo argomento. È un argomento che trovate sulle prime pagine e sulle pagine interne di molti quotidiani, oggi in edicola, e se ne è occupato anche poc'anzi il telegiornale. Parliamo dell'omicidio del reporter, del giovane reporter slovacco ucciso nella sua abitazione insieme alla sua fidanzata. Ci sono 7 arresti a Bratislava, 7 membri del clan, di un clan calabrese, il clan Vadalà, che sono stati arrestati perché sospettati di avere organizzato, di aver orchestrato questo omicidio. E la Slovacchia oggi si interroga sulla presenza di una mafia di cui non era a conoscenza, anche se esponenti della DIA sostengono che la Slovacchia era stata allertata per tempo sulla presenza di membri, di esponenti delle cosche più sanguinarie della Calabria, che facevano affari nel paese, in Slovacchia. Ciò nonostante nulla era stato messo in opera, in atto, nel tentativo di controllare queste presenze. Ce ne occupiamo con Barbara Gruden, la nostra corrispondente da Berlino, e abbiamo una collega del Corriere della Sera qui in studio, Amalia De Simone. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno. Andiamo subito però da Barbara Gruden per sapere le ultime. Buongiorno Barbara. Sì, buongiorno. Come dicevi, la procura di Reggio Calabria aveva allertato la Polizia Nazionale Slovacca dicendo che bisognava monitorare alcuni gruppi calabresi attivi soprattutto nell'est del paese. Di cosa si tratta? Si tratta del fatto che nel passaggio da un'economia di Stato a quella di mercato in Slovacchia, insomma, si sono aperti nuovi fronti, tantissimi stranieri, quindi anche tantissimi italiani, tanta gente onesta, bisogna sottolinearlo, e andare in Slovacchia come negli altri paesi dell'est. Purtroppo però, insomma, ci sono anche le mele marce. In questo caso sembra che come ha scritto Jan Kuciak, questo è il nome del giornalista di 27 anni ucciso la scorsa settimana insieme alla fidanzata Martina, insomma, sembra che queste persone che si sono riconvertite all'agricoltura e alle energie rinnovabili, insomma, sono riuscite a ottenere in modo truffaldino i fondi strutturali europei destinati dall'Unione Europea a questi paesi per ridurre il gap economico, insomma, tra l'Europa dell'Ovest e l'Europa dell'Est. I nomi di queste 7 persone sono Antonino Vadalà, Bruno Vadalà, suo fratello, un altro parente di Antonino che si chiama Sebastiano, poi altre 4 persone, Diego Rodà, Antonio Rodà e 2 persone che hanno lo stesso nome, curiosamente Pietro Catrò, uno di 54 anni e l'altro più giovane di 26. Cosa sarebbe successo? Secondo le indagini del giovane reporter ucciso, Vadalà avrebbe fondato una società che si chiama Gia Management, sarebbe entrato in affari con una signora che è in qualche modo il personaggio centrale, secondo Kuciak, di questa vicenda, cioè Maria Troskova, già finalista al concorso di Miss Mondo. Poi appunto sarebbe entrata in affari con Vadalà,
successivamente sarebbe entrata al Ministero dell'Economia e da qui, da questo ufficio, avrebbe agevolato la società GIA Management nell'ottenimento dei fondi strutturali europei fino ad entrare nella stanza dei bottoni, cioè diventare assistente del premier slovacco Robert Fico. Ed è proprio per, dice lei, non infangare il nome del premier che la Troskova si è dimessa, così come si è dimesso anche il consigliere, uno dei consiglieri per la sicurezza nazionale Viljan Jassen, mentre c'è stata un'altra dimissione, il ministro della cultura Madaric, che dice invece di non poter più restare al suo posto dopo quello che è successo. Grazie Barbara. Diamo un attimo la parola ad Amalia De Simone, che ha tanto indagato sull'espansione delle mafie, soprattutto nel nord Europa e nell'est Europa. E ovviamente abbiamo sentito questa serie di intrighi e di intrecci, ma cosa porta appunto un'espansione internazionale in questi luoghi, 'Ndrangheta e poi anche altri tipi di mafie? Ah, innanzitutto i soldi. Le mafie seguono i soldi, ovviamente. Diceva Falcone, segue i soldi. No? Esatto. E poi la poca resistenza rispetto al contrasto alle mafie. L'Europa, la maggior parte dei paesi europei, non sono preparati per affrontare una reale lotta nei confronti delle nostre mafie. Il nostro paese invece è molto più preparato. Quindi che succede? Che si va all'estero per riciclare soldi, si va all'estero per investire. Ma anche per ottenere i fondi europei. Come è successo in Italia d'altronde, certo. Perché le frodi comunitarie non ci sono state, certo, in Italia negli anni passati. Parlavamo della Slovacchia. La Slovacchia dal 2014 al 2020 ha a disposizione qualcosa come 15 miliardi di euro di fondi da investire. Non ci sorprendiamo poi più di tanto, certo, se le organizzazioni criminali pensano. E la Slovacchia non è dotata di controlli, della rete di controlli anche legali, normativi che abbiamo noi. Ma innanzitutto c'è un problema importante in Europa, che nella maggior parte dei paesi non esiste il reato di associazione per delinquere di stampo, certo, mafioso. Io sto girando tantissimo. Voglio dire, in Germania i colleghi si trovano tanto in difficoltà anche nel dover parlare di mafie, nel poter parlare di mafie, perché il fatto di appartenere ad un'organizzazione criminale mafiosa in realtà lì non è reato. Lì sono, certo, imprenditori, sono italiani di successo che fanno affari e accumulano soldi e li riciclano. Questa è la situazione in Germania, come in Olanda, come in Svizzera, in Slovacchia, nei paesi dell'est, in Slovacchia adesso, come anche in Romania, eccetera. Il business dei rifiuti, il biogas, il fotovoltaico, queste persone si inseriscono in sistemi che sono, diciamo, legali, tra virgolette, entrano in questi sistemi. Mantenendo, diciamo così, una legalità di facciata, cioè non è che prendono, è una domanda, non è che prendono questi fondi europei per un, diciamo, settore e poi fanno dell'altro, no, diciamo albergano in questo settore, però nel frattempo fanno anche dell'altro. Cioè come... Hanno tanti modi per riciclare soldi. Per quanto riguarda i fondi europei è necessario un sistema per frodare la comunità europea, che è fatto della borghesia, ma quella che io chiamo la borghesia mafiosa, e cioè i colletti bianchi, i commercialisti, chi ti prepara i documenti, chi ti fa le società cartiere, chi ti dà del materiale per poter dimostrare per esempio una produzione agricola che in quel momento magari non esiste. Lì stanno comprando terreni, tantissimi terreni stanno investendo nell'agricoltura e in questo modo riciclano i soldi e chiedono soldi alla comunità europea, perché tanto, voglio dire, lì sono puliti, non sono dei personaggi diciamo pregiudicati. Che quadro, ragazzi? Beh, insomma, conviene tenere gli occhi aperti e magari tornare a fare un servizio su questo. Noi ci stiamo provando con Mafia Europa sul Corriere a puntate, stiamo girando con il Corriere molto. TV, stiamo provando a fare, stanno andando in questi giorni le puntate su Londra, lì c'è anche un lì, mondo, certo, sulla finanza. Un modo facilissimo di costituire una società, abbiamo visto c'è una società che si chiama Banda Bassotti, intestata a tale ladro di galline, Ottavio il ladro di galline, ed esiste, ed era collegata ad ambienti criminali italiani. Grazie, sì, grazie alla nostra Barbara Gruden da Berlino, grazie anche ad Amalia De Simone, complimenti per il suo lavoro. E adesso... Meteo, tenente colonnello Guido Guidi. Buon
energia a tutti voi, benvenuti tra le mie stelle, buon weekend, segni di aria, gemelli. I vostri programmi sono ben impostati, ma seguite il vostro istinto. Bilancia, sentirete l'esigenza di apportare dei cambiamenti e rivoluzionerete un po' tutto. Acquario, risolverete con grande estro un grosso problema. Acqua, Cancro, una combinazione fortunata di pianeti tocca il vostro segno, dunque approfittatene. Scorpione, Giove vi suggerisce di evitare gli idealismi ed essere più concreti. Pesci, superate le paure che vi impediscono di crescere, per voi ci sono grandi novità. Fuoco, Ariete, nel lavoro vi sarà assegnata una responsabilità maggiore. Leone, se intendete fare colpo su qualcuno, il conto alla rovescia è iniziato. Sagittario, nel lavoro non mancherà la buona sorte, ma vi dovete impegnare di più. E infine Terra, Toro, potreste avere alti e bassi, ma non è certo per causa vostra. Vergine, se avete un'attività indipendente, organizzate un bel viaggetto. E infine Capricorno, mettete ordine nelle vostre carte, ultimamente siete stati un po' disordinati. Il detto del giorno, l'odio non si spegne con l'odio, ma con l'amore. Questa è la legge eterna. Per oggi è tutto, Jupiter vi augura un buon fine settimana. TG1 tra poco. TG1 tutto attaccato. Vabbè, è una cosa nostra. Bentornati, oggi per l'ultima intervista politica per la campagna elettorale in corso, ormai siamo agli sgoccioli, ospitiamo Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico ed ex presidente del Consiglio. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Gli ultimi dati sull'economia dicono che il PIL cresce dell'1,5% e che il debito cala, gli occupati sono di più e anche giovani, anche se il tasso di disoccupazione aumenta di poco. Numeri che parlano di una ripresa in corso, ma è una ripresa che andrebbe consolidata, perché altrimenti c'è il rischio che lungo la strada si sfaldi, insomma. Non c'è dubbio. Se facciamo ai cittadini la domanda come stava l'Italia 4 anni fa e come sta oggi, noi vediamo che gli indicatori economici, cioè quei numerini che tanto appassionano gli esperti, sono tutti positivi. E soprattutto sono positivi gli indici per il futuro, cioè cosa significa? Il PIL era negativo, ora è positivo, la fiducia dei consumatori e delle imprese era negativa e ora è positiva, ci sono più persone che lavorano, ci sono finalmente indici interessanti sulla produzione industriale, gli ordini, il fatturato, però tutta questa discussione è molto tecnica. Noi siamo contenti perché ci giriamo indietro e vediamo che il lavoro di questi anni ha prodotto dei risultati, però ancora alla gente c'è bisogno di dare di più. Come mai la gente non riconosce al suo governo, ma anche al governo di Gentiloni, un dato che è francamente oggettivo perché viene riconosciuto da tutti gli indicatori presentati da organismi super partes, anche organismi internazionali? Ma non sono soltanto gli organismi super partes. Mi piacerebbe chiedere, ci sono più mutui oggi o 4 anni fa? Ovviamente oggi sta ripartendo piano piano tutto un settore che era totalmente fermo, quello immobiliare. C'è una maggiore disponibilità e propensione al consumo. Perché? Perché c'è qualche denaro in più, i famosi 80 euro. Però qui dobbiamo evitare due rischi. Da un lato quello di chi dice va tutto male, siamo il fanalino di coda d'Europa. Non è vero. Chi vi dice questo vi prende in giro. L'Italia è un grande paese che ha grandi potenzialità. Parliamo il linguaggio della verità. Però va anche evitato il rischio che talvolta abbiamo noi politici di sbandierare un dato economico che c'è sul PIL o dall'Istat come una grande ripresa. Io vorrei parlare agli italiani con un linguaggio franco, sincero e dire noi abbiamo fatto moltissimo per far uscire la macchina dalle sabbie mobili. Ora, se continuiamo a spingere tutti insieme, questo paese può diventare il leader europeo. Ecco, ma ora c'è questo voto. Il problema è quanto questo voto condiziona il consolidamento della ripresa economica, i rapporti con l'Europa, i rapporti con i mercati. Sono tutti dati estremamente sensibili. E stamattina su Repubblica evoca la possibilità di un governo, di una maggioranza, di un'intesa Di Maio, Salvini, Meloni. Io dico una cosa un po' diversa. Io dico che in questi anni chi è stato a tirare fuori il paese dalle difficoltà, a fare delle proposte concrete, anche a prendersi degli insulti, ma a portare a casa il risultato, è stato il PD, con tutti i nostri difetti, con tutti i nostri limiti. Noi siamo quelli
che hanno preso il paese nella situazione di difficoltà e l'hanno tirato fuori. Cosa dicevano i grillini e i leghisti 4 anni fa? Usciamo dall'euro. E se fossimo usciti dall'euro, oggi noi saremmo in una situazione di crisi devastante. Dicevano no ai grandi eventi, più Grillo che la Lega in questo caso. Hanno detto di no alle Olimpiadi, ma ricordiamo, dicevano di no anche all'Expo, che pure è stato un pezzo fondamentale della ripresa per Milano e per il Nord. Allora, la differenza è che domenica prossima o il PD è il primo gruppo parlamentare o il PD continua in questa strada di riforma e cambiamento perché siamo convinti che l'Italia ce la possa fare, oppure il rischio è quello che ci sia una alleanza di quelli che io chiamo estremisti, e chiamo estremisti con molto rispetto, ma perché non sarò mai dalla parte di chi mette in discussione i vaccini obbligatori, non sarò mai dalla parte di chi mette in discussione l'appartenenza all'Europa. La Lega e Grillo in questi mesi hanno fatto questo. Allora, i cittadini sappiano che il 4 marzo è importante, non è vero che è un film già scritto, che non cambia niente, che va tutto come sempre. Da un lato c'è chi ha una visione del paese che è quella di garantire il futuro dell'Italia con investimenti, con crescita, posti di lavoro. Dall'altro c'è chi dice facciamo un salto, anche nell'ignoto se così possiamo dire, però io da padre l'idea di affidare il paese a chi non vuole stare in Europa e non vuole i vaccini obbligatori, per dirne due, ma potrei continuare con decine di altri esempi, preoccupa molto. Quindi sfida secca, o il PD è il primo gruppo parlamentare o è possibile un'alleanza degli estremisti. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una lista di ministri, inviandolo anche via mail alla Presidenza della Repubblica, iniziativa che è stata definita surreale dal Presidente del Consiglio. Però il Movimento 5 Stelle ribatte, beh, noi facciamo un'iniziativa di trasparenza, gli altri no. Io penso che il Movimento 5 Stelle sia stato molto abile nel cambiare discorso, nello svicolare. Bisogna riconoscere anche agli altri quando sono bravi a trovare degli stratagemmi. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle, chi voterà il Movimento 5 Stelle, chi metterà la X su quel simbolo, in molti collegi elegge dei candidati che Di Maio, non io, definisce impresentabili. Che è successo? Facendo le liste hanno messo dei piccoli truffatori, dei piccoli scrocconi, quello che falsificava il bonifico, quello che falsificava le firme, quello che falsificava persino la PlayStation. Cioè hanno nelle loro candidature combinato un po' di pasticci. A quel punto sono stati molto abili nel cambiare gioco e anziché parlare dei veri candidati che i cittadini che voteranno 5 Stelle manderanno in Parlamento per una legislatura per 5 anni, questi piccoli truffatori, hanno cambiato gioco. Quindi io sono molto serio nel dire che è stata una bellissima per loro operazione di marketing. Però voglio dire agli italiani, prendiamoli sul serio, guardiamo i nomi che sono usciti, guardiamo le differenze tra i candidati, perché prendo un esempio. Io da italiano sono preoccupato della sicurezza, di come i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri, i grandi eventi vengono organizzati, come i questori garantiscono l'ordine pubblico. Al Viminale, che è il Ministero dell'Interno, cioè il Palazzo della Sicurezza, ci vuole uno forte, autorevole. Il Movimento 5 Stelle propone una sconosciuta criminologa, che va bene per carità, diciamo, noi abbiamo imparato a conoscere le criminologhe a porta, non sto parlando delle criminologhe al Viminale, noi proponiamo Marco Minniti. Allora prendiamola sul serio la lista dei 5 Stelle. Al Ministero dell'Economia noi abbiamo un signore che è conosciuto in tutto il mondo, che si chiama Piercarlo Padoan, che quando ho presentato a Barack Obama, Obama sapeva chi era, perché è un professore autorevole, forte, non un semisconosciuto che per farsi conoscere dai mercati avrà bisogno non solo di tempo, ma sarà un'incognita. Insomma, io ci sto alla scommessa sulla squadra e dico agli italiani, scegliete. Noi pensiamo di avere la squadra competente e più forte. Quando si è trattato di scegliere il Ministero degli Esteri, io l'ho chiesto a un signore che si chiama Paolo Gentiloni. Loro hanno trovato una ricercatrice di una importante testata, l'IMES. Va tutto bene, ma è un problema di ruolo. Poi alcuni dei
candidati ministri 5 Stelle, ho visto, sono più innamorati delle nostre idee che persino nel PD. Cioè, dentro la lista del Movimento 5 Stelle ci sono degli appassionati sostenitori della buona scuola, per esempio. Sì. Ma questo fa piacere. Cioè, il ministro della scuola 5 Stelle è uno che ha scritto con noi la buona scuola, è un collaboratore, un consulente della Giannini. Segretario. Va tutto bene, però posso dirle, almeno potrebbero risparmiarci gli insulti. Cioè, se ci devono copiare le idee, noi le diamo volentieri, non abbiamo problemi. È disomogenea, soprattutto dal punto di vista territoriale. Al sud, il sud è decisamente arranca, sia pure con alcune eccezioni, penso alla Campania, eccetera. Che cosa avete fatto, che cosa bisogna fare? Io sono d'accordo con lei. Noi abbiamo purtroppo due Italie. C'è un'Italia, quella del nord-est, che viaggia con dei ritmi pazzeschi, spaventosi, bellissimi, spaventosi nel senso buono. Lei pensa che ci sono delle aziende, leggevamo di un'azienda a Padova, di aziende in Emilia-Romagna, che faticano a trovare personale. E questa cosa, io immagino una persona che ha un figlio che sta vedendo in questo momento la trasmissione e che sta in Calabria o in Puglia o in Sicilia, quanta amarezza tutto ciò possa provocare nel cuore di questa persona che vede il figlio magari dover andarsene per trovare lavoro. Allora c'è un'Italia che viaggia, rapida, veloce, corre, e c'è un'Italia che ancora arranca. Noi abbiamo fatto 15 patti territoriali per il sud, abbiamo portato le grandi aziende a investire sul mezzogiorno, penso ad Apple, quella che fa i telefonini, l'iPhone, che ha aperto un centro ricerche internazionali alla Federico II a Napoli. Abbiamo cercato di tenere aperte le grandi aziende, a cominciare da Ilva. Penso però che si possa e si debba fare di più, perché ha ragione lei, noi oggi abbiamo un paese al nord che viaggia più veloce della Germania, e quel paese lì è quello che più rischia se per caso vincesse la Lega dell'uscita dall'euro, perché paradossalmente al nord-est sono quelli che pagherebbero di più il danno di un'eventuale uscita dall'euro, e c'è un mezzogiorno che va incoraggiato di più. Però lasciatemi dire, senza assistenzialismo, senza sussidi, dicendo dai, è il momento di farcela, è il momento di lottare, ma è il momento di mettersi in gioco. Ecco, a questo proposito, il suo governo aveva varato il piano Industria 4.0, che serviva a stimolare la crescita, soprattutto a far avviare, diciamo, processi di modernizzazione ai migliori settori produttivi della nostra nazione. A che punto è? Sta andando molto bene. Ovviamente per vedere gli effetti occorrerà ancora aspettare anni, perché il piano Industria 4.0 non è una misura elettorale, è un piano che produrrà gli effetti nel corso delle prossime generazioni. Come lo dico con grande chiarezza ai cittadini, tutte le misure che abbiamo fatto sono misure che porteranno i loro effetti nel corso degli anni. Il piano per la lotta al dissesto idrogeologico è una roba fatta con Renzo Piano che durerà 20 anni. La vedranno i nostri figli. Ma un politico deve fare anche questo, anche se magari non porta consenso immediato alle elezioni. Industria 4.0 vede oggi una produzione industriale straordinaria, a ritmi cinesi nei macchinari, così l'ha definita il ministro Carlo Calenda. Il piano Industria 4.0 però ha bisogno di studenti degli ITS, degli istituti tecnici. Pensate, erano 8.000 quando siamo partiti, sono 800.000 in Germania. Io dico che dobbiamo arrivare a una cifra che stia vicino ai 100.000 studenti degli istituti tecnici. È un piano che sta portando al rinnovamento dei macchinari, però accanto a questo bisogna anche stare attento al commerciante, alla partita IVA, al lavoratore autonomo, non pensare soltanto ai grandi. Nel nostro programma, che invito a verificare sui social, i 100 punti, ci sono anche molte misure non solo per i grandi o per i piccoli che fanno Industria 4.0, ma per i negozi di quartiere, per i negozi di vicinato, cioè per le persone che più hanno subito la crisi in questo periodo. Parliamo ancora di giovani. Immagino che abbia fatto impressione anche a lei vedere o sapere di quei 20.000 candidati al concorso INPS per 200 e passa. Ora, al netto del fatto che i concorsi ripartono, e questo è un dato comunque positivo, ma 20.000 candidati giovani che ci provano e cercano il posto fisso è sicuramente una cosa che colpisce. Che cosa bisogna fare per diminuire la disoccupazione giovanile? Che cosa è successo in questi anni? Parliamoci chiaramente. Per 15 anni, direi un po' meno, per 10 anni,
si sono bloccati i concorsi in Italia. Se ne è fatti pochissimi. E perché si sono bloccati i concorsi? Perché il numero dei dipendenti pubblici era più alto della media europea. Cioè noi avevamo una percentuale di persone a lavorare nel pubblico più alta di quelli della Francia, della Germania, della Spagna e del Regno Unito. Oggi che cosa è avvenuto? È avvenuto esattamente il contrario, che con il blocco del turnover, cioè si è messo un chiavistello davanti alla porta dell'impiego pubblico, oggi noi abbiamo l'Italia che ha meno dipendenti pubblici pro capite e rispetto ai privati della Francia, della Spagna, del Regno Unito, a dirla tutta non ancora della Germania, che invece ha meno dipendenti pubblici di noi. Però il mio governo ha scelto di sbloccare il turnover e il governo del presidente Gentiloni ha continuato in questa direzione con il lavoro di Marianna Madia. E questo che cosa comporta? Diamo un numero agli italiani, che ci saranno concorsi nei prossimi 5 anni. Io non sparo numeri a casaccio, ma ci saranno 400.000 concorsi, perché sono 400.000 posti di lavoro, non 400.000 concorsi, 400.000 posti di lavoro che saranno accessibili tramite concorso pubblico. Un fatto positivo questo, perché con questi 400.000, in particolar modo al Mezzogiorno storicamente, potremo abbassare la disoccupazione giovanile, però noi siamo quelli che la disoccupazione giovanile l'hanno presa al 44, oggi è al 31, cioè questo lavoro di diminuzione della disoccupazione giovanile è partito anche sul privato, non solo sul pubblico, altrimenti si fa credere che l'unica possibilità di lavoro è il posto fisso. Dunque, resta però resta un obiettivo. Ma non c'è dubbio, però le due cose devono essere tenute insieme, cioè noi dobbiamo dare incentivi alle start-up, dobbiamo aiutare le aziende private a stabilirsi al Mezzogiorno perché c'è una bella qualità della vita, perché c'è la lotta alla criminalità che produce finalmente risultati, perché c'è la possibilità di investire sul trasporto. Siamo quelli che hanno sbloccato la Napoli-Bari o che hanno inaugurato la Salerno-Reggio Calabria, per dare degli esempi. Però vorrei davvero con molta solidità e serietà guardare negli occhi gli italiani e dire: noi non siamo quelli che sparano cifre in libertà o che sparano promesse irrealizzabili. Noi abbiamo preso un paese fermo, lo abbiamo rimesso in moto e oggi vi diciamo, senza promesse, senza miracoli, senza effetti speciali, sì, ci saranno i concorsi pubblici, quello dell'INPS è l'inizio, perché? Perché abbiamo recuperato il gap con gli altri paesi europei e quindi ci saranno 400.000 posti di lavoro in 5 anni. Ci saranno molti concorsi per carabinieri e polizia e guardia di finanza, perché noi abbiamo bisogno di più militari nelle strade. Io sono uno di quelli che dice che accanto al militare ci vuole anche la scuola in periferia, il teatro, il centro associativo, il centro culturale. Non voglio militarizzare le città, però il poliziotto di quartiere, il carabiniere di quartiere richiedono nuove assunzioni e abbiamo già messo i denari conveniti per le prime 10.000. Accanto a questo però non diamo il messaggio che c'è soltanto il posto fisso, perché chi vuole investire su se stesso e sul futuro, in particolar modo nel Mezzogiorno, potrà, e io aggiungo, dovrà farlo. Altro che reddito di cittadinanza e stipendio fisso per stare a casa. Noi vogliamo dare un lavoro, vogliamo che la gente si metta in... Il nostro paese credo 1,3 sia il dato statistico ed è troppo poco per affrontare, diciamo, il welfare, per mantenere in piedi il sistema. Questo problema, quello della denatalità, è entrato di prepotenza, per la prima volta in maniera così cospicua, nelle agende di tutti i partiti politici che si presentano alle elezioni. Che cosa fa il Partito Democratico per sostenere e tentare di risolvere questo problema e sostenere le famiglie? Noi abbiamo i dati che diceva lei, che se rapportati come numero assoluto fanno spavento, perché 25 anni fa, quando andavo al liceo io, il numero di bambini che nasceva in Italia si avvicinava al 1.000.000. Oggi siamo sotto i 500.000. Quindi più che urlare alla crisi democratica, bisognerebbe urlare alla crisi demografica. E il Forum delle Famiglie ha fatto un lavoro molto interessante su questo. Per il PD noi pensiamo che sia la prima misura importante su cui discutere. La prima che vuol dire? Vuol dire più soldi a chi fa figli. Non è che uno
fa un figlio perché ha gli 80 euro in più netti al mese, che pure servono. Però occorre dare un assegno universale per ciascun figlio fino a 18 anni, indipendentemente dal fatto se prendi come per gli 80 euro 1.300 euro netti al mese o se magari ne prendi 1.700, cosa che ti fa tagliare, diciamo, il bonus Renzi degli 80 euro. Quindi bisogna dare a tutti quelli che prendono meno di 100.000 euro un assegno universale per i figli, per ogni figlio, per ogni mese, di almeno 80 euro, io dico anche di più, a seconda delle condizioni del reddito. È una misura precisa, puntuale, già finanziata nel nostro programma. Poi ci sono altre tre misure che dico al volo. Uno, la carta universale dei servizi dell'infanzia, cioè dare 400 euro al mese alle mamme e ai papà per asili nido e babysitter, perché abbiamo una situazione impressionante dove alla fine una donna deve, spiace dirlo, ma o ha una santa nonna che l'aiuta oppure è molto spesso costretta a rischiare di dover scegliere tra carriera e maternità. Ed è immondo un clima politico nel quale tu non permetti a una donna di fare la cosa più bella del mondo, cioè un figlio, e contemporaneamente di lavorare. Abbiamo, e poi le altre misure sono badanti, che sarebbe interessantissimo approfondire, e misure per la non autosufficienza. Purtroppo abbiamo meno di due minuti, credo, a questo punto. Sì. Volevamo ancora riuscire a fare un paio di domande. L'immigrazione, gli sbarchi diminuiscono, ma la percezione è quella dell'invasione. Perché? Non c'è un'invasione, ok? Io non prendo in giro gli italiani. Chi vi dice che c'è un'invasione? Quando i migranti che arrivano in Italia sono diminuiti del 61% e quando il piano Minniti funziona, lo sta facendo per sobillare le paure, lo sta facendo per creare tensione. Allora, la questione migrazione è una questione importante, vanno bloccati i trafficanti di morte, vanno davvero, come dicono quelli, aiutati a casa loro, ma aiutarli a casa loro significa investire in cooperazione internazionale. Vanno create le condizioni però in Europa per dire: ehi, tu paese europeo non mi aiuti? Basta, non prendi più soldi da parte dell'Italia, perché i paesi che ci fanno la morale sui migranti sono quelli che poi vogliono i nostri soldi. Siccome ora c'è il bilancio europeo, io su questo mi farei sentire. Presidente, un ultimo secondo. Sì, però veramente un secondo. Secondo, par condicio, rispettiamo i tempi. Beh, velocissimi, in una battuta. Quale sarebbe il primo provvedimento di un governo a guida Partito Democratico? Figli, figli, figli. E naturalmente intervento sulle famiglie. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie. Auguri come a lei, come abbiamo fatto a tutti gli altri candidati in questa compagine. Antonio Marini, a te. Bene, allora noi andiamo invece in Gran Bretagna, dove continua quest'ondata di freddo e di gelo dopo The Great Beast, la grande bestia dall'est, così definita dai britannici, ovvero questa grande poi anche nevicata che si è vista in tutto il territorio della Gran Bretagna, in particolare poi al confine tra l'Inghilterra e la Scozia. Ci sono state varie difficoltà, specie per quanto riguarda i trasporti. Sono stati cancellati ieri molti voli, anche in Irlanda. A Dublino sono rimasti a terra tutti i voli. Vedete le immagini delle città, le difficoltà proprio per i cittadini. Ma io vi voglio mostrare anche altre immagini che sempre i britannici hanno mandato in onda in queste ore sul web. Queste immagini però, attenzione, non si riferiscono alla loro situazione, a Emma, questo secondo storm, questa tempesta che si è abbattuta sulla Gran Bretagna, ma della, guardate, la bellissima Venezia imbiancata. Ebbene sì, in queste ore una delle nostre città più belle, una delle città più belle al mondo, sotto una coltre di neve. Gli inglesi subito hanno voluto mostrarla a se stessi e al mondo. Guardate che meraviglia. Del resto il legame con l'Inghilterra è noto, citiamo Shakespeare tra tanti. Va bene, allora in Venezia, tra l'altro, qualche notizia la diamo, perché Chioggia oggi e ieri ha le scuole chiuse, ma un'indicazione importante per il senza tetto: in comune si stanno raccogliendo e alla Caritas le coperte per il senza tetto. Quindi veneziani, se volete collaborare come tanti italiani, fatelo. A voi. E rimaniamo, caro Antonio, a Venezia, perché parliamo di arte. Marino Marini, Passioni visive, è il titolo della mostra, appunto, che si può visitare anche sotto la neve. Però a questo punto, visto che vedo che sono le 7.30, diamo la linea al TG e il servizio su Venezia subito dopo. Ragazzi, i tempi sono importanti. TG1.
c'è una vecchia barzelletta, c'è un tizio al quale un amico dice che la benzina sarebbe aumentata il giorno dopo. E che mi importa, dice il tizio, tanto io comunque sempre 10 euro metto. Ecco, questa sorella ci dice che c'è una maniera ottusa di guardare alle cose, negando la loro relazione con noi, col mondo. C'è un modo di osservare la realtà che ci circonda, restando impermeabili a tutto, come se la faccenda non ci riguardasse. Tanto, qualunque cosa accada, io rimango fermo nelle mie posizioni. Se crolla il mondo, al massimo mi sposto. Faccio un passettino più in là e proseguo per la mia strada, facendo le stesse cose di sempre. A me che importa? Non sono mica fatti miei. Aumenta la benzina? Per me non cambia niente. Tanto io sempre 10 euro metto. Il nichilismo è una teoria filosofica improntata all'idea che al mondo della pura apparenza venga contrapposto il mondo della volontà. Nichilismo deriva dal latino nihil, vale a dire nulla. Davanti al nulla che regna sovrano nel mondo, la sola possibilità che ha l'uomo è quella di trovare rifugio nella sua volontà, perché fuori da questa non c'è niente. Questa è in estrema e rozza sintesi il nichilismo. Questa teoria divenne un movimento politico nella Russia degli zar. I nichilisti dicevano che occorreva sovvertire l'ordine costituito fidandosi della sola scienza e fondando un ordine politico nuovo. Nel 1862 Ivan Turgenev definì il profilo del nichilista in un famoso romanzo che si intitolava Padri e figli. Il protagonista del romanzo è un eroe negativo che non si inchina davanti ad alcuna autorità, che non presta fede ad alcun principio, a niente, insomma non crede a nulla. Attenzione a questo modo di considerare che intorno a noi ci sia soltanto il vuoto, però ci ammoniva il romanziere, perché questa idea porta verso la catastrofe. Però il fascino del nulla e del nichilismo ha continuato a fare proseliti nel corso dei decenni successivi, trasformandosi di volta in volta un po' in qualcosa di diverso, assumendo forme che la storia gli consentiva di prendere, da Leopardi fino a Nietzsche. Tranquilli, non ho la pretesa di fare lezioni a nessuno. È soltanto per dire che l'idea di considerare quello che ci circonda una specie di incidente che noi dobbiamo sopportare, mentre la realtà è ben altra, è altrove, e la verità pure, accompagna da sempre l'uomo. E bisogna dire che questo pensiero non ha mica sempre dato grandi frutti. Quella che stiamo vivendo da un po' di anni è una sorta di nuova stagione nichilista. Nessuno crede più a niente, nessuno crede più a nessuno. La politica sembra morta. A ogni elezione il numero delle persone che va a votare diminuisce sempre un po' di più. Quest'anno il numero di coloro che non andranno alle urne potrebbe essere il più alto o tra i più alti mai registrati. Il sentimento diffuso che si coglie andando in giro è questo. Ascoltando la gente c'è disincanto, disillusione. Che ci importa della politica? Tanto sono tutti uguali, tanto questo o quello non cambia niente. Alla fine si assomigliano tutti. Nella notte della ragione e della passione tutti finiscono per diventare ombre indistinguibili, tutte uguali. Certo il Novecento con i suoi grandi ideali, con le sue spinte propulsive se n'è andato senza rimpianti. Il secolo che si è concluso col vecchio millennio ha lasciato alle spalle macerie e decine di milioni di morti. È stato il secolo più insanguinato e spaventoso della storia dell'umanità. Ha lasciato tracce indesiderate di sé in tanti epigoni, imitatori, dittatori, satrapi, teocrati invasati. Ma quello che viviamo oggi non lascia prefigurare niente di buono però. La crisi delle democrazie occidentali ha creato frange giovanili che non credono più a niente, che non studiano, non cercano lavoro. Una nuova forma di nichilismo 5.0 sta occupando gli spazi lasciati vuoti dalle grandi passioni del Novecento. E noi che abbiamo vissuto quegli anni guardiamo con sgomento questo panorama in cui è difficile riconoscersi. Eppure veniamo da una storia dura, però appassionante. Il 2 giugno del 1946 un popolo come il nostro, che era ridotto al lumicino, affamato, segnato da una guerra spaventosa, si recò alle urne. L'89% degli aventi diritto si mise in fila davanti a seggi improvvisati per dire quale Italia avrebbe voluto, quali progetti condivideva, affidando sogni e speranze alla prima scheda elettorale libera che si vedeva nel nostro paese dopo anni di dittatura grottesca e orribile. Votarono quasi 25 milioni di italiani per 28 sui 28 milioni di aventi diritto. Per la prima volta votarono anche le donne. Un paese intero si affacciava alla democrazia repubblicana ed erano allora pochissimi quelli che pensavano che il loro voto non servisse, che fosse inutile. Si misero in fila tra le macerie, con i conti della storia ancora da scrivere, a portare il loro contributo alla ricostruzione del paese.
E francamente, davanti a tutto questo, è insopportabile immaginare che 70 anni dopo quella memoria si stia dissolvendo come la neve che è caduta in questi giorni sulle nostre città. Verrebbe voglia di portare quelli che snobbano il voto a soggiornare un po' in uno di quei paesi, sono ancora tanti, dove la democrazia non esiste e le elezioni sono un sogno. Così, tanto per vedere come si vive in un posto dove questo lusso del voto non c'è. Pensateci, se state accarezzando l'idea di restarvene a casa domenica e di non andare a votare. Dunque, votate. Fatelo per chi pare a voi, ovviamente, per chi risponde meglio ai vostri desideri, ai vostri progetti, all'idea che avete di questo paese, ma andate a votare domenica. Un popolo educato, illuminato e informato è una delle vie migliori per la promozione della democrazia. Lo disse Nelson Mandela, dopo 40 anni trascorsi in galera. In quell'urna c'era la ragione del suo sacrificio. Buona giornata elettorale a tutti. C'è ancora una settimana di tempo a disposizione per prepararsi alla seconda giornata delle malattie neuromuscolari, un evento creato apposta per aumentare lo scambio di conoscenze e informazioni su queste patologie così difficili a beneficio di tutti, sia dei pazienti che delle famiglie, che dei medici, che degli operatori sociosanitari. E allora ci precisa meglio queste cose Antonio Toscano, che è professore ordinario di neurologia all'Università di Messina. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Innanzitutto vogliamo ringraziare la RAI e Uno Mattina per averci dato la possibilità di riportare l'attenzione sulla giornata neuromuscolare. Questo è un evento che descriverà la complessità dell'assistenza multispecialistica per questo tipo di pazienti e l'associazione di per lo studio del nervo periferico, l'Associazione Italiana di Neurologia, col supporto di Fondazione Teleton, hanno creato l'Alleanza Neuromuscolare proprio per sostenere questa giornata che appunto sarà il 10 marzo. Devo dire che è molto importante ricordare che tutto questo evento si svolge in 17 sedi italiane contemporaneamente e in tutte le sedi ci sarà il supporto delle associazioni dei pazienti che oggi sono circa una trentina al nostro fianco e le associazioni dei pazienti hanno creato il CAMN, che è il coordinamento associazione per le malattie neuromuscolari, che da anni lavora in sinergia specialmente con i centri clinici esperti. C'è anche la società di neurologia che sostiene questa iniziativa, insomma siete in tanti. Sì, è vero, la Società Italiana di Neurologia ha sempre avuto una particolare attenzione per le malattie neuromuscolari che ovviamente per la gran parte rientrano tra le malattie rare, ma ce ne sono anche molto comuni come anche la sindrome del tunnel carpale o la lombosciatalgia fanno parte. Quindi questo significa che diversi milioni di italiani sono affetti da queste malattie. La giornata si propone soprattutto di focalizzare sulla divulgazione delle novità in campo diagnostico e terapeutico, di rafforzare i legami con le associazioni dei pazienti per avere una sinergia sempre più ampia e di rendere evidente soprattutto quello che è la rete che oggi esiste in Italia, che al di là delle 17 città che sono coinvolte fa centro su tanti altri ambulatori di malattie neuromuscolari che coprono tutto il territorio nazionale. Non vorrei tralasciare un'informazione importante, che è quella che ben 15 centri su 61 oggi fanno parte di un network europeo che si chiama ERN, European Reference Network, e questi centri sono stati selezionati prima dal nostro Ministero della Sanità e poi dalla Commissione Europea. Quindi una task force importante italiana che può svolgere al meglio l'assistenza ai pazienti con malattie neuromuscolari. Per far capire meglio la sinergia non abbiamo un ospite in studio ma ne abbiamo tre. Piano piano ve li presento uno alla volta. Luca Padua, che è professore associato di medicina fisica e riabilitativa all'Università Cattolica di Roma. Non c'è due senza tre, nel senso che questa giornata si candida a diventare un appuntamento poi annuale fisso. Assolutamente sì. E le ragioni per cui è una giornata importante... il 2017 lo ha dimostrato e i segnali riguardanti il 2018 dicono proprio che sarà ancora più significativa questa volta tra pochi giorni.
Il fatto è che la ragione, il paziente è un paziente isolato, il paziente neuromuscolare, in realtà appunto sia fisicamente sia metaforicamente, perché i nervi sono lo strumento principale per percepire l'ambiente e i muscoli per muoversi. Quindi un paziente è fisicamente isolato dal circostante e si muove in una sanità difficile, quindi è ancora più isolato. Il nostro impegno è talmente forte per stargli intorno che quest'anno abbiamo iniziato una prova di attenzione verso i giovani e verso i pazienti con un finanziamento, un bando giovani per la ricerca traslazionale delle malattie neuromuscolari. E adesso sentiamo cosa ha da dirci Angelo Schenone, che è professore invece associato di neurologia all'Università di Genova, e più o meno stiamo sulla stessa pensiero, perché comunque è una giornata che ha un alto valore formativo. Siamo sulla stessa linea d'onda. Appena ha parlato il professor Padua dei giovani, siamo tutti e tre universitari, siamo tutti abituati ad essere a contatto con i giovani. Uno degli obiettivi della giornata è proprio quello della formazione e dell'educazione. Non c'è cultura, non c'è cultura medico-scientifica se non c'è educazione e formazione. Quindi il rilievo dal punto di vista proprio dello sviluppo e della conoscenza delle malattie deve essere mirato sui giovani. Non a caso alla giornata parteciperanno anche gli studenti. Studenti in fisioterapia, studenti in medicina, parteciperanno poi una serie di specialisti diversi, dai medici di medicina generale, dagli specialisti neurologi, fisiatri, riabilitatori, anestesisti. Ma perché questo? Perché è attraverso la conoscenza di queste malattie che i nostri pazienti avranno maggiore accesso, ad esempio, alle strutture. In ciascuna delle regioni dove abbiamo organizzato questa giornata c'è un centro esperto e il nostro compito è di rendere edotti i pazienti e gli operatori del settore, che questi centri esperti sono a loro disposizione. Allora, torniamo dal professor Toscano, parlando proprio dei sintomi, no, che ci possono far avvertire che c'è una malattia neuromuscolare. Beh, i sintomi delle malattie neuromuscolari sono abbastanza complessi, devo dire. A volte il rischio che alcune di queste situazioni vengano trascurate. Faccio degli esempi banali. Per esempio, i genitori a volte si accorgono che un bambino cade spesso. E non sanno esattamente perché, magari danno la colpa al terreno, alle scale o alle scarpe che porta il bambino. Bambini in genere di che età? Perché quando cominciano a imparare a camminare, quello è... Esatto, diciamo che i bambini già da molto piccoli, intorno dai 2 anni in avanti, possono avere dei disturbi di questo tipo e a volte questi disturbi sono un po' così, rimangono nascosti, non sono evidenziati, mentre invece bisogna fare una particolare attenzione quando il fenomeno si ripete frequentemente. Se noi andiamo agli adulti, invece una delle condizioni che spesso ci vengono riferite è quella del particolare affaticamento nel camminare, nel salire le scale, nel portare dei pesi, cioè diciamo attività banali che però in età che non dovrebbero avere questo tipo di disturbo devono impensierire in qualche modo. In ultimo vorrei citare anche delle cose, sintomatologie un po' vaghe che possono sembrare non completamente correlate con le malattie neuromuscolari, ma per esempio quando ci sono dei disturbi della deglutizione o dei disturbi respiratori, oppure anche la caduta di una palpebra, per esempio, devono essere dei segnali. C'è, dal punto di vista laboratoristico, un indice che è molto importante da seguire. Cioè, a volte un esame di routine può evidenziare un innalzamento del CK, ovvero della creatin chinasi, che se effettivamente elevato rispetto ai valori di norma è indice di un danno muscolare, quindi bisogna attenzionarlo. Professor Schenone, come si distinguono invece le neuropatie periferiche? Le neuropatie periferiche sono malattie dei nervi. I nervi che cosa sono? I nervi sono quelle strutture anatomiche che portano la forza del sistema nervoso centrale al muscolo e che raccolgono dalla periferia la sensibilità e la trasportano verso il sistema nervoso centrale. Insieme alla forza portano anche impulsi molto importanti del sistema nervoso autonomo, vegetativo, cioè consentono agli organi di funzionare. Ed è proprio a causa di questa, diciamo, funzionale importanza dei nervi periferici
che i sintomi sono spesso anche molto disabilitanti. Parliamo di mancanza di forza, parliamo di mancanza di sensibilità, parliamo di dolore, non dobbiamo dimenticare il dolore neuropatico. Spesso i nostri pazienti ci raccontano del dolore, noi chiediamo molti esami, ma non ci occupiamo del dolore. Questo è un punto centrale che non dobbiamo dimenticare. Parliamo di sintomi vegetativi, ipotensione ortostatica, quindi caduta della pressione quando uno si alza in piedi, disfunzione erettile, tutti i problemi che possono coinvolgere in maniera molto pesante i nostri pazienti. Abbiamo veramente poco tempo, ma il professor Padua, proprio su questo chiedo, lei è stato un pioniere proprio nell'introdurre lo studio ecografico dei nervi periferici. Che cosa comporta questo? Sì, guardi, rapidamente l'elettromiografia è come andare a vedere l'elettricità che corre sui nervi e quindi la funzione del nervo. L'ecografia ha permesso di andare a vedere il nervo, quando è grande, quando è piccolo, quando è compresso in un punto. Quindi la somma di questo, naturalmente alla luce della valutazione clinica, ha dato un impulso incredibile. Quindi è diventato proprio routine. E allora noi ringraziamo i tre professori presenti in studio, Antonio Toscano, Luca Padua, Angelo Schenone, per essere stati con noi. Adesso la linea va a Antonia Varini. Grazie Benedetta. Signore, allora apriamo con il Time americano, che dice così: la Russia raises the nuclear stakes, quindi alza la posta in gioco. Cosa vuol dire? La presentazione di Vladimir Putin di un nuovo missile che può davvero sfidare le contraeree americane, questo in queste ore. E secondo il Washington Post, una presentazione di un'arma che rende cold, quindi più fredde, le relazioni tra il Cremlino e Washington. Vediamo la TASS, l'agenzia russa, cosa dice. Ecco, proprio di stamane, come vedete, ambasciatore russo dichiara, definisce le accuse, diciamo, cioè, quindi quella che è stata la risposta poi degli americani a questa presentazione, assolutamente infondate, nel senso che non c'è una violazione dei trattati in essere sul nucleare. Mentre il Financial Times, molto secco, dice così: gli analisti sono divisi sulla credibilità di Vladimir Putin, sulla credibilità della minaccia nucleare di Vladimir Putin. Il Welt parla di un'altra minaccia, ovvero la minaccia della guerra, di una Handelskrieg, una guerra commerciale, ovvero l'intenzione di Donald Trump di alzare i dazi sul commercio dell'acciaio e del metallo. E sul Tag & Shout c'è la risposta proprio dell'Unione Europea, che le nuove tasse non le vuole accettare. Bene, adesso il meteo con il tenente colonnello Guido Guidi. Bene, TG1, ci ritroviamo qui tra una mezz'oretta circa. Buon caffè a tutti. Vado a raggiungere Benedetta, che è già al bar. Stasera si chiuderà la campagna, a vederla no, tanto complessa non è, cerchiamo di capire che cosa è cambiato e abbiamo chiesto aiuto a Dino Martirano del Corriere della Sera, che ci illustrerà le schede elettorali, cosa fare e soprattutto quali errori evitare per non rischiare, insomma, di vedere annullato il proprio voto, la propria preferenza. Allora, collegi nominali, quote proporzionali, coalizioni, insomma il rischio è che uno sta davanti alla scheda elettorale della cabina e fa: e ora che faccio? Allora vediamo cosa fare. Allora, non è difficile, basta osservare alcune regole. Le schede sono due innanzitutto, una per la Camera e una per il Senato, e sono uguali, quindi il sistema, il metodo è lo stesso. E l'elettore ha tre possibilità. Una possibilità è quella di barrare con la croce soltanto sul nome del collegio uninominale. E quindi sul nome del candidato. Il nome del candidato, e automaticamente questo voto andrà al candidato, ma poi si spalmerà su tutte le liste collegate o sull'unica lista collegata. Quindi o voto il nome oppure... Oppure c'è un'altra possibilità, che è quella del barrare il nome del candidato e la lista. E in questo caso il voto andrà solo sul candidato e su quella lista scelta. La terza possibilità invece è quella di barrare soltanto il simbolo della lista, con la croce sempre, e in questo caso la lista prescelta trasmetterà il voto al candidato. Quindi diciamo non è difficile, tre possibilità,
con le croci come abbiamo detto. Quindi in sostanza o tre croci o due croci o una, basta che siano comunque all'interno della stessa lista. Esattamente, la cosa importantissima è che le croci o la croce sia messa nell'ambito dello stesso rettangolo. Questa è una coalizione, per esempio c'ha più partiti e un collegio uninominale, oppure un partito singolo con la croce qui sulla lista e il collegio uninominale. Attenzione, non fare l'errore fondamentale che può annullare la scheda, cioè di fare una croce sul collegio uninominale qui e magari scegliere una lista da un'altra parte. Questo è il cosiddetto voto disgiunto, che non è possibile alle elezioni politiche. Però, per esempio, il mio candidato X, quindi vado a segnare il nome che è in testa al rettangolo, nome e cognome, e esatto. Quello. Però non è del partito che afferisce sempre a quella lista, cioè magari è un partito X, però nella coalizione c'è un altro partito, io barro il simbolo di un altro partito, sempre all'interno della stessa lista, ma che non appartiene al candidato che io vado a votare. È un voto comunque valido? Cioè non se è sta nello stesso rettangolo, nella stessa coalizione, sì. Sì. Okay. Ma se lo vado a cercare da un'altra parte, no. Ok, quindi bisogna rimanere all'interno dello stesso rettangolo. Il rettangolo, il punto diciamo di riferimento è il rettangolo. Ok, c'è anche la possibilità, diciamo così, di fare degli errori banali. Allora, gli errori più banali, io ho visto, poi non so se l'ha visto anche lei, un video dove si spiegava come votare, anziché mettere la X sul nome o sul simbolo o sulla lista, si metteva il segno della spunta. Poi questo video non l'ho visto più, per fortuna. La spunta non è una X. Diciamo che la X nelle schede elettorali è il segno convenzionale, è il segno che è riconosciuto come valido in ogni caso, perché se uno mette segni di diverso tipo potrebbe essere riconoscibile la scheda e quindi potrebbe essere annullato. Quindi la X è sicurissima. Una volta si diceva che bisognava stare anche dentro i margini, cioè la X non doveva strabordare rispetto al riquadro. Diciamo che annullare una scheda perché la X straborda dal cerchio della lista, per un presidente di seggio ce ne vuole. Cioè, è una bella lotta, insomma. Diciamo che è comunque un segno inequivocabile. Anche il se il voto deve essere identificabile, la volontà dell'elettore deve essere riconoscibile. Una volta che è appurato questo concetto, la scheda è valida. Io qualche minuto, e anche fondamentale, lo dedicherei alla novità di quest'anno, nel senso che c'è un meccanismo antifrode, sì. Quindi possiamo spiegare che cosa succedeva prima e in che cosa consiste questo meccanismo escogitato per queste elezioni. Allora, che cosa è successo purtroppo, ed è una cosa molto grave, che alcune persone entravano nel seggio con una scheda già votata. Si facevano dare la scheda nuova dal presidente di seggio, andavano in cabina, mettevano la scheda che portavano dall'esterno nell'urna e poi uscivano con la scheda pulita fuori, che riconsegnavano a chi gliel'aveva data, che a sua volta con una cantina di Sant'Antonio la dava a qualcun altro. Quindi c'erano schede prevotate e quindi non funziona, non è regolare, anzi è un reato. Quindi che è successo? Il Ministero dell'Interno e il Governo hanno inventato un codice antifrode. Praticamente quando riceveremo la scheda dal Presidente di Seggio, il Presidente di Seggio avrà cura di staccare un bollino, un codice, che corrisponde al numero di quella scheda. Andremo a votare, torneremo, il Presidente di Seggio verificherà che il numero sia lo stesso e poi inserirà la scheda nell'urna e butterà ovviamente la contromarca in modo che non sia identificabile. Okay. Però questo darà la sicurezza assoluta che noi mettiamo nell'urna la scheda che abbiamo ricevuto dal Presidente di Seggio. Quindi una piccola operazione in più di cui sappiamo il significato assolutamente. È una questione di sicurezza. Le novità riguardano anche il dopovoto, perché se è vero che abbiamo spiegato in maniera molto semplice come si fa a votare correttamente, ecco, il sistema elettorale, la legge elettorale è un po' più complessa, quindi lo spoglio sarà, dicono, più lungo, non so se conferma. Allora, il problema è questo, che questa legge elettorale è un sistema misto, per tre quarti è un sistema proporzionale, per un quarto è un sistema maggioritario. Quindi le cifre nazionali, cioè le percentuali che i partiti avranno in Parlamento, si avranno esattamente, esatte al millimetro, soltanto quando l'ultima sezione dell'ultimo collegio avrà chiuso i suoi conti. Quindi tutte le sezioni che ritarderanno nei conteggi ci creeranno un problema per fare la somma finale e quindi poi fare la divisione per seggi. Ciascuna sezione è fondamentale per l'esito nazionale. Quindi diciamo la velocità, non tanto la velocità, ma il fatto che marcino tutte insieme. Però come sappiamo in alcune zone poi ci stanno contestazioni.
sospensioni, ritardi, gente che protesta, rappresentanti di lista, e quindi però, qualche insomma, problema ci sarà. Il messaggio è uno, andiamo a votare, l'ha detto anche Franco nel suo Sarò Franco, quello che vi pare, quello che volete, però andate a votare perché è un diritto e anche un dovere del cittadino. Noi ringraziamo Dino Martirano per essere stato con noi, buon voto a tutti, adesso Antonia Varini. E noi andiamo a darvi una notizia che arriva proprio dagli scienziati e riguarda lo spazio, perché in queste ore c'è stata una scoperta che potrebbe davvero eguagliare quella delle onde gravitazionali, ovvero è stata intercettata la prima luce che è apparsa nell'universo dopo il Big Bang, dopo 180 milioni di anni di buio. Quindi questa scoperta ovviamente sarà poi sostenuta da ulteriori test, prove scientifiche, ma pare proprio effettiva e quindi è davvero affascinante. Io vi voglio mostrare un altro video riguardo alla Luna, perché qual è la seconda notizia che vi volevo proporre? Beh, praticamente sulla Luna gli scienziati avevano già intercettato la presenza dell'acqua ai poli. In pratica c'è chi sostiene, e lo sostiene sulla base di prove scientifiche sempre più certe, che l'acqua potrebbe trovarsi anche altrove sul nostro satellite. Non è detto che sia stata trasportata dall'esterno, potrebbe addirittura essere presente all'interno di questa che noi vediamo come una grande roccia. E a questo proposito io volevo anche salutare un'altra volta tutte le persone che ci scrivono sul nostro profilo Facebook, perché hanno postato tante immagini in queste ore. Io ve lo ricordo ancora una volta, se volete scrivere e postare foto eccetera, salutare i conduttori e rivedere soprattutto tutti i video della trasmissione, vi sintonizzate su Mattina Rai 1 Facebook. E dopo queste indicazioni, ecco, la linea torna a Benedetta e Franco. Grazie, grazie Antonia. L'epistemologia, non vi spaventate, non è una parola, è un termine che indica quella branca della filosofia che si occupa delle relazioni tra il pensiero libero, cioè la filosofia, e la scienza. Sembra una roba lontana dalla nostra vita quotidiana, invece non è così, perché per essere ancora un po' di più. Noi abbiamo il piacere di ospitare qui il professor Stefano Morigi, che è filosofo della scienza e membro del Polo Digitale dell'Università Milano Bicocca. Ma perché, buongiorno professore, buongiorno. Ma perché il professore qui? Per parlare di una cosa particolare. Per facilitare l'apprendimento, diciamo così, con esercizi concreti e divertenti, li vediamo anche alle nostre spalle, a cui vengono sottoposti, diciamo così, piccoli studenti con l'aiuto di robot per imparare meglio, una nuova didattica. Ci spieghi meglio? Beh, sì, intanto è bene imparare ad avere con le tecnologie un rapporto complesso, così come le tecnologie meritano di essere trattate, a partire dalla più tenera età. I robot, ma non solo i robot, anche altre tecnologie come gli ambienti virtuali di apprendimento o dette aule digitali, possono sempre più rappresentare degli strumenti per arricchire il contesto didattico, un'aula scolastica, e per affiancare e non sostituire il libro, in un tentativo di rendere la lezione più motivante, più attiva. Però in parte dico. Già si fa, no? Ecco, vediamolo, il servizio di Rosanna Piras, poi torniamo a parlarne in studio, perché il servizio suggerisce una serie di ipotesi. Eccolo. Favorire lo sviluppo intellettuale del bambino e gettare nella sua mente il seme dell'interesse. Queste le parole di Maria Montessori, che ancora oggi sono di grande attualità. E proprio partendo da questo straordinario approccio educativo, che ha rivoluzionato le regole dell'apprendimento, l'Università di Milano Bicocca ha intrapreso un esperimento che sfrutta la naturale attrazione dei bambini verso la robotica. Come mai sempre più robot nella nostra vita? Perché possono essere molto utili in tanti campi di applicazione, per esempio l'ambito medico o l'ambito industriale. Noi qua lo stiamo sperimentando anche in ambito didattico. Qual è la differenza? La differenza è che i robot industriali sono molto più grandi, molto più pericolosi di quelli che usiamo noi, e soprattutto sono robot già programmati. In questo caso noi chiediamo ai bambini stessi di programmare i robot, che è un'attività che in sé stimola moltissimo l'intelligenza e il ragionamento. Programmare per apprendere si chiama coding. I bambini imparano a programmare i robot attraverso ciò che più li diverte, come il tablet o il monitor di un PC. Sta a loro animare, far prendere vita, imparare a far muovere i robot, che diventano veri e propri compagni di scuola. Giocando con dei dispositivi robotici, i bambini sviluppano delle capacità logiche, di ragionamento, anche linguistiche, e provando e riprovando e sbagliando e correggendosi, quindi anche da soli, costruiscono il loro sapere.
Ecco, è anche più semplice probabilmente per un bambino apprendere un linguaggio ex novo rispetto a uno della mia età. Una volta, professore, ho visto un bambino di 2 anni avvicinarsi a uno schermo televisivo e fare questo gesto qua. Per ingrandire. Sì, cercava di ingrandire. Dava per scontato che fosse una TV interattiva, sì, ormai. Esattamente. Ecco, quanto vantaggio c'è a insegnare questo nuovo linguaggio a bambini, prima ancora del linguaggio? Io sono partito con le asticelle. Certo. Pensi un po'. Ma anzitutto va chiarita una cosa, non si tratta di creare dei piccoli informatici, no? L'informatica, per carità, è una competenza sempre più necessaria nella nostra società, ma il coding, come è stato spiegato anche nel servizio, serve per introdurre e abituare i bambini al pensiero logico, al pensiero computazionale, e quindi per fargli acquisire delle capacità di soluzione dei problemi che poi possono utilizzare in discipline anche altre rispetto all'informatica e anche nella vita quotidiana, anzi questo invece è auspicabile. Invece io le stavo proprio facendo una domanda su questo fronte, cioè il fatto che voi insegnate ai bambini a programmare i robot, in qualche maniera pensavo fosse un tentativo di colmare una lacuna, diciamo così, tecnologica del nostro paese, che invece ci rende molto competitivi sul lavoro se la sappiamo fare. Certo, le due cose insieme, ma la lacuna più importante da colmare è il nostro rapporto con le tecnologie. Così come noi pensiamo al Polo Digitale in Bicocca, lo scopo non è solo quello di aggiornare le nostre competenze informatiche e aggiornare le competenze informatiche nel mondo della scuola, ma far capire che la transizione al digitale, l'utilizzo della robotica educativa, degli ambienti virtuali, è una trasformazione culturale, non solo informatica, e va gestita con tutte le competenze del caso, pedagogiche, filosofiche, informatiche e quant'altro. E anche con le cautele del caso, immagino, insostituibile. Però assolvono una funzione educativa. Assolutamente, anzi la figura dell'insegnante è ancora più centrale. Non deve essere quella che lei ricordava prima, che le ha insegnato le stanghette, ma deve diventare una sorta di direttore di piccoli gruppi di ricerca che imparano a affacciarsi al mondo dei problemi usando strumenti. E dobbiamo sempre più imparare che i concetti, le nozioni, non sono semplicemente cose che vanno mandate a memoria, ma sono strumenti con cui dobbiamo venire a capo di problemi a scuola e, quando finisce la scuola, fuori. Insomma, nuove frontiere, ovviamente questo significa anche, questa è l'ultima battuta che le chiedo, un aggiornamento da parte degli insegnanti. Ah, beh, certo. Un aggiornamento, direi di più, una formazione da parte degli insegnanti. Come dicevo prima, non è solo una competenza informatica, ma un inserimento sensato delle tecnologie richiede nuove metodologie per l'insegnamento. È su questo che noi insistiamo molto e che io credo chiunque si occupi di questi argomenti dovrebbe insistere. Noi ringraziamo di cuore il professor Stefano Morigi, filosofo della scienza e membro del Polo Digitale dell'Università di Milano Bicocca, per averci aperto una prospettiva nuova. Io li invidio, i bambini di oggi, averci avuto questa roba qua. Ti saresti divertito come un matto. Invece io ho nostalgia delle cornicette, ora il professore mi spara, ma fanno sempre un po' di nostalgia. Allora, controllo il tempo perché stavolta forse siamo d'accordo, parliamo nuovamente di arte. Marino Marini, le passioni visive, vi stavo annunciando prima questa interessante mostra di una Venezia che in questo momento è sotto la neve, quindi ancora più interessante, al Museo Collezione Peggy Guggenheim fino al 1° maggio, un percorso retrospettivo attraverso 50 sculture e 20 opere dall'antichità al Novecento che racchiudono l'arte di questo maestro di Pistoia. È andata a visitarla per noi Cristina Conforti. Vediamo. Al curatore chiediamo perché venire a visitare questa mostra. Perché è una mostra che mette in relazione, in tensione, opere di Marino Marini, tutti i capolavori, con opere che vanno dall'antichità al contemporaneo di Marino Marini. Ci sono richiami anche ad altre epoche e a contatti che lo scultore ha avuto nel tempo. La mostra è pensata come una mostra di dialoghi. In ogni sala ci sono alcune opere di Marino e opere di altri scultori, in particolare la parte dell'arte antica con capolavori dell'arte etrusca, dell'arte greca, fino al Medioevo e poi all'epoca dell'Ottocento, all'epoca della contemporaneità. C'è un po' di Picasso anche sia nelle citazioni che proprio in realtà anche un'opera. Abbiamo messo un'opera di Picasso, un quadro di Picasso e non una scultura, ed è l'unico quadro di tutta la mostra. Io vorrei continuare ad organizzare delle mostre di altissimo livello relazionate alla collezione di Peggy Guggenheim. Per tanto tempo è stata impegnata a New York. Il contesto veneziano, quali stimoli e quali limiti, forse opportunità le dà, così diverse, immagino?
Ma certo, questo è un grande cambiamento. Io sono stata al Guggenheim di New York per 20 anni come curatrice. Ora a Venezia sono in veste di direttrice, che è un lavoro ben diverso. Ci sono tante sfide e credo che qua posso realizzare certi progetti che mi tengono a cuore. In questo primo periodo della sua attività ci sono stati anche dei numeri importanti di pubblico? Sì, l'anno 2017 è finito benissimo, abbiamo avuto oltre 420.000 visitatori. Questa casa, questo museo è aperto a tutti, a tutto il pubblico. Questa è la grande premessa di questo museo dell'istituzione Guggenheim. E poi fra l'altro Peggy era sempre generosa, lei apriva il braccio verso il grande pubblico. Sì, assolutamente, mi sembra importantissimo. TG1. Ha detto lei. Dillo anche tu. TG1. Per qualcuno è una passione, tra poco vedrete di che razza di gioielli sto parlando. Per altri un mezzo di spostamento. Complessivamente però sono quasi 2 milioni gli italiani che usano la bicicletta sistematicamente. Ecco, siamo partiti molto allegri, però c'è un problema, perché le biciclette vengono rubate, e tantissime. Vediamo la scheda. Spariscono di giorno e di notte, dalla strada o dai garage, dalle cantine o dai cortili condominiali, perfino dai negozi specializzati, dove spesso il ladro ha il tempo e la competenza per arraffare modelli più tecnologici e di maggior pregio. Sono le biciclette, facili da rubare e da rivendere. Si calcola che in Italia ogni anno sparisca 1 milione di biciclette, per un valore che supera i 200 milioni di euro. L'assenza di un sistema di riconoscimento, come la targa o il telaio, ne favorisce purtroppo la rivendita al mercato nero, dove in tanti preferiscono acquistare una bici a poche decine di euro, al massimo 50, anche se di dubbia provenienza. Ogni anno a Roma, secondo le associazioni degli appassionati, ne scompaiono circa 10.000, quasi 30 al giorno. A Milano la giornata più rischiosa è il sabato, mentre i mesi più pericolosi, chissà perché, sono settembre e ottobre. A Bologna dei ciclisti volenterosi hanno costituito una banca dati dove ogni vittima può inserire le caratteristiche della propria bici e specificare le circostanze in cui è avvenuto il furto. Questo perché pochi denunciano le forze dell'ordine, considerandolo solo un'inutile perdita di tempo. Ma non è così. Solo segnalando il furto con documentazione e foto della bici scomparsa si potrà dimostrare la proprietà in caso di ritrovamento, magari sul tetto di un capannone a Cinisello Balsamo. Partiamo allora, proprio da questa foto, Franco, che dici? È una foto impressionante quella che vi facciamo vedere, forse un drone, forse qualcuno che passava in elicottero a quelle parti, insomma è la foto di una capannone industriale vicino a Milano, sul cui tetto, guardate lì, ci sono centinaia di biciclette accatastate. Non è un cimitero di biciclette, erano pronte per partire per altre destinazioni dove qualcuno, pagandole a metà prezzo, si sarebbe portato a casa una bella bici, nuova, fiammante o quasi. Io vi presento gli ospiti in studio prima di dare la linea a Fabio Massimo Crippa, che è il comandante della polizia locale di Cinisello Balsamo, a cui fa riferimento quella foto. In studio abbiamo Alessandro Tursi, che è vicepresidente di FIAB, la Federazione Italiana degli Amanti della Bicicletta, e buongiorno. Franco Bernardini, che è rivenditore di biciclette, è una specie di gioielleria la sua. Buongiorno. Delle biciclette che vi faremo vedere tra un attimo, sono veramente meravigliose. Però mi incuriosisce molto questo meccanismo quasi perfetto, lo chiediamo a Fabio Massimo Crippa, di questi bici parcheggiate temporaneamente su questo tetto con destinazioni ben precise, perché c'è proprio un racket delle biciclette. Sì, effettivamente. Buongiorno a tutti innanzitutto. Buongiorno a lei, comandante. Effettivamente ci siamo imbattuti in questo fenomeno, ce lo hanno segnalato durante un volo di ricognizione. Noi abbiamo un aeroporto vicino e ci hanno contattato, poiché era sul nostro territorio, segnalandoci questa anomalia. E abbiamo verificato che c'erano parcheggiate, io non direi depositate, erano proprio parcheggiate queste biciclette, quindi verosimilmente in attesa di essere destinate ad un mercato presumibilmente non italiano. E la difficoltà è stata poi recuperarle, perché come le hanno posizionate sopra lo stiamo ancora cercando di capire.
perché sono 183 biciclette. E per recuperarla è stato abbastanza difficoltoso, abbiamo usato praticamente una piattaforma. Adesso sono in corso le indagini per cercare di capire la destinazione, perché capito quello, ci sarà sicuramente la filiale, diciamo, territoriale che doveva piazzare queste biciclette. Scattate denunce, avete capito chi è che c'era dietro, se ci sono dei responsabili, dei colpevoli, avete individuato persone? Le indagini, le dicevo, sono ancora in corso, perché non si tratta del furto, cioè non lo stiamo trattando come il singolo furto di bicicletta. Siamo in stretto contatto con un nucleo speciale della Polizia Locale di Milano che si occupa appunto dei furti di bicicletta e stiamo cercando di individuare la destinazione delle biciclette. Di fatto, dalle denunce che abbiamo, stiamo capendo dove sono state rubate. La nostra ipotesi è che ci siano vari punti di raccolta delle biciclette sul territorio, di modo che sia praticamente quasi una richiesta di queste biciclette sul territorio. Cosa si rischia sul piano penale? Non ho capito. Cosa si rischia sul piano penale? È un'incriminazione, vabbè, che va da, praticamente da ricettazione, il furto. Ricettazione. Per... alla sua sinistra, quindi alla destra dei vostri teleschermi, che è eloquente, cioè tutti i sistemi antifurto. Manca il Doberman, poi c'è tutto. Che pure quello, o se lo rubano con la bicicletta, oppure è più veloce del Doberman. Allora, vari sistemi, vari costi, varie biciclette a cui applicarli, peraltro. Sì, chiaramente noi quello che consigliamo, siamo un'associazione di persone che scelgono la bici come mezzo di trasporto quotidiano. Siamo una minoranza in Italia, ma siamo persone assolutamente normali rispetto alla media europea. È l'Italia che è eccezione, sì, in questo, certo, caso. Certo. Siamo una minoranza in un paese un po' anomalo. E chiaramente noi, per abitudine, per furti subiti e per altro, raccomandiamo e consigliamo di spendere qualcosa in più sul sistema antifurto, che è un ottimo investimento in questo caso. Qui abbiamo addirittura dei sistemi di lusso, già con 50 euro si hanno delle catene che sono abbastanza difficili da rompere. In questo caso abbiamo degli antifurti di livello ancora superiore, magari da accoppiare a bici ancora più. Non rimaniamo nel generico, sì, non sullo specifico, prenda magari. Ma questi li conosce lui, che li ha portati allora, nel dettaglio. Allora, Franco Bernardini. Prego. Sì, prego. Ti faccio vedere. Allora, che cosa abbiamo? Allora, diciamo, andiamo dal più elementare. Sì, dal più elementare, che è la classica cavo d'acciaio con chiave o anche con combinazione. Ma lì un tronchese ci arriva? Sì. Questo qui ha un grado di sicurezza medio, non eccezionale. Insomma, penso che con un quarto d'ora un ladro che ha intenzione di rubare... Certo. Quindi mai parcheggiare la bici esatto in luoghi bui. Però insomma è un deterrente, serve almeno gli complichiamo la vita. Per complicargli la vita. Uno dei posti che uno forse non immagina, ma uno dei posti migliori per... purtroppo per i ladri, per fare le loro malefatte, è il garage di casa. Il garage di casa. È il garage, perché c'è una serranda, sì, che è facilmente apribile. E noi consigliamo sempre, quando vendiamo bici di un certo tipo, e molto spesso i clienti se le portano a casa, bici di un certo tipo, però se uno deve mettere per forza in garage... Dentro casa. Dentro casa, sì, si vede in salotto, in posizione per diretta. È un bel oggetto da vedere, certo. Certo. Noi consigliamo sempre, se non c'è un paletto dentro il garage, cosa che molto spesso è così, di utilizzare questo sistema. Cos'è? Che è un gancio che si fissa con degli stop, sì, e poi non si può più togliere, di un acciaio speciale che non è impossibile tagliare, e su questo gancio si fissa una catena di buon livello, che può essere questa, ma anche questa. Quindi fissare qui, quello a terra. Questo si fissa a terra, permanente. Un pavimento, una parete. Ecco, non potendo fissarne a terra uno ogni giorno quando parcheggiamo la bicicletta. No, chiaramente strada. Se invece uno deve utilizzarlo per la bici, quella che utilizza per andare in giro, può usare un sistema di questo tipo. Cioè? Che rispetto alla catena classica con gli anelli, ha una superficie di... aggredibile con la accessoria maggiore, e è più difficile tagliare. Questo, come si applica? Dove si applica? Questo si applica sul telaio. Sul telaio, in questo modo. Sempre ruota e non telaio. Non lo mettete mai sulla ruota, perché la ruota si leva. È l'ultima la cosa che trovate della vostra bicicletta. Bisogna legare il telaio, eventualmente anche telaio e ruota. Parli da uomo ferito, come diceva una canzone. Sì. Telaio e ruota si fissa ad un paletto, e io sono abbastanza confidente che la ritroverete, insomma, la bicicletta. Sì, certo.
Certo. A meno che non sradicano il paletto, cosa che telaio peraltro... Bisogna anche scegliere un paletto solidale con il terreno. Il problema infatti è a cosa legarle. Prego? Il problema infatti è a cosa... Dove legarle, legare ecco, la bicicletta? Ci vuole un palo solo, altrimenti va bene. Ci vuole un palo... Non per farmi gli affari di Alessandro Tursi, ma quante bici le hanno rubato? No, soltanto una nell'infanzia, abbiamo imparato la lezione. Ah, ecco. Nel garage di casa. Nel garage di casa. Non legata. Diceva, scusi, sì, dicevo, è importante, benissimo, avere un sistema validissimo, questi sono, diciamo, eccellenti, per fissare la bici, a cosa fissarla? E a volte ci si lamenta del disordine urbano perché si vedono bici legate ovunque. Ovviamente se tutto lo spazio urbano è destinato alle auto e un solo conducente occupa lo spazio che occupano di auto, occupa lo spazio dove potrebbero parcheggiare 10 biciclette, è normale che poi il ciclista urbano, che non solo non occupa spazio, la va legando al palo. Anche perché non solo non vi sono posti bici, ma non vi sono posti bici attrezzati, c'è ancora l'abitudine da parte delle amministrazioni di comprare quelle lastrelliere ferma ruota, certo. Assolutamente inutili, oggetti da arredo urbano inutili, invece certo. Basterebbe anche degli archetti, dei sistemi certo. Semplici ai quali si può legare il telaio della bicicletta. Certo. Non sarebbero neanche brutti da vedere, ma è vero che anche il sistema GPS può dare una mano? Sì, esistono dei sistemi che già esistono già da diversi applicate anni. Applicate biciclette di un certo valore, diciamo la verità, sì, perché sennò tipo quella. Sì. Tipo bici. Quella è la campione, quella, Nello, ecco, se ce l'hai i quadri, quella lì che sta accanto al signor Berardini è, da corsa, è la diciamo. Bici di Sagan che ha vinto l'ultimo mondiale, insomma. Costa, come ci vuole un mutuo per comprarla, però insomma... Ma perché? Perché è una lega speciale? Beh, sono materiali, c'è molta ricerca, non è solamente un vezzo avere una bici... Io ho visto in una stazione, in una città del nord, ma una stanza interamente adibita, diciamo, con queste biciclette affastellate una sopra l'altra in delle strane rastrelliere. Ecco, questa è una cosa che è strana per noi, ma nel resto del mondo no. Questa è la classica velostazione, cominciano ad arrivare anche da noi, spesso servono per la lunga sosta, quindi si mettono negli hub, pensiamo alle stazioni ferroviarie, ai terminal bus, dove magari la bici la lascio per l'intera giornata o anche per più giorni, e o viene costruito un edificio apposito, magari si entra con la tessera magnetica o con la telecamera, certo. Oppure in locali, lo sta facendo Firenze o Bari, in locali delle grandi stazioni attrezzati all'interno. Comandante Crippa, c'è un consiglio che si può dare ai ciclisti la domenica per evitare di rovinarsela la domenica? Beh, indubbiamente i consigli che ha dato il signore in studio sono quelli di legare le biciclette a dei sostegni fissi e abbastanza sicuri. Noi troviamo biciclette legate agli alberi oppure legate al niente. È chiaro che uno sfila la catena e la porta via. Il consiglio successivo che è fondamentale è quello di denunciare il furto della bicicletta. Perché se viene ritrovato... Una riflessione dobbiamo farla sulla tipologia delle biciclette che abbiamo recuperato. Quelle veramente di valore sono poche. La maggioranza sono biciclette da passeggio perché il mercato, quel tipo di mercato richiede quelle biciclette. Grazie. E quindi il poco valore magari della bicicletta porta anche chi ha subito il furto a non denunciarla. Questo è un errore. È un errore, sì. Abbiamo già finito il tempo, però brevemente, la punzonatura, questa è una cosa interessante, perché anche lì, quando tu denunci, come fai a dimostrare che quella è la tua bici? Si può fare con il codice fiscale? Sì, il primo consiglio intanto è fotografarla e fotografare i segni particolari, qualche punto d'abrasione, così poi è facile riconoscerla, come in questo caso che dovranno trovare i proprietari. La punzonatura viene fatta da molti comuni o associazioni, viene punzonato il codice fiscale del proprietario, magari viene sbattuto praticamente, proprio il classico punzone battuto con un martello e si imprime, certo, non lo si può fare su una bici in carbonio, la si rovinerebbe, ma qualsiasi bici con telaio in metallo è un piccolo investimento. Grazie al comandante Fabio Massimo Crippa, grazie ad Alessandro Tursi e a Franco Bernardini che non fa altro che controllare le sue biciclette, lo capisco, farei anch'io la stessa cosa, perché siamo Benedetta già lo so. Vabbè, no, io solo le borracce, soprattutto se c'è un whisky, dai. E grazie soprattutto ai nostri telespettatori che continuano a scriverci sulla Mattina Rai 1 Facebook. Guardate la nostra Sandra che scrive dal sentiero per il santuario della Madonna della Neve, Lago di Garda, provincia di Brescia. Queste immagini che sembrano delle cartoline invernali. Guardate questa che bella, arriva dalla Puglia, i trulli. Li avrete riconosciuti. E poi più sopra una bella foto di questo nostro telespettatore che ci saluta, Renzo con il suo cane. A proposito di animali... Andiamo a questo, che è un leone, il suo nome è Leo, un nome a caso. Ad ogni modo c'è una storia importante, seria, dietro questo animale che è stato preso in custodia, sequestrato in realtà dal circo
di Stoccolma, circo della Svezia, preso dal bioparco di Roma perché era denutrito, maltrattato, pieno di ferite. L'hanno rimesso in sesto e poi in queste ore è arrivato al safari di Ravenna, un luogo di biodiversità e di cura degli animali, dove in questo momento altre persone, altri esperti se ne stanno prendendo cura. A questo proposito io vi voglio mostrare anche un altro filmato che insomma spero che insomma, sia apprezzato dal pubblico quanto è stato apprezzato da noi. In pratica sono i leoni che sono stati portati in salvo da Aleppo, dalle zone della guerra in Siria, e trasportati in Sudafrica, dove in queste ore hanno ritrovato la loro libertà. Sono 13 esemplari tra le centinaia che sono morte sotto le bombe. Guardate, questo è uno appunto di questi animali che ovviamente vediamo in tutto il loro splendore, soprattutto in questo frame in cui, guardate, ritrova la sua libertà e sembra quasi spaesato, sembra non riconoscere un luogo che in realtà è luogo dove, da dove viene. Ecco, finalmente è tornato. Bene, adesso la linea a Benedetta Rinaldi. Grazie Antonia. Allora, in un mondo che rispetta sempre meno le regole, dove tutti delegano agli altri responsabilità anche proprie, forse è bello riscoprire il valore della, diciamo così, comportamento corretto civicamente parlando. Si può raccontare per esempio il diritto, la giustizia ai ragazzi, e se sì, si può scegliere un racconto un po' diverso rispetto magari al libro di educazione civica che tutti ricordiamo un po' con un vago orrore e senso di squallore perché è un po' troppo tecnico per i bambini. Beh, se si sceglie l'immaginazione, se si sceglie magari una favola, un racconto fantascientifico, è quello che ha fatto Maria Grazia Masella, che è avvocato matrimonialista, che con Codice Quazel, è un testo a metà appunto fra la favola e la fantascienza, ricorda ai giovani ma anche ai genitori l'importanza dei principi che regolano il bel vivere insieme. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Perché questa fatica, diciamo così, aggiuntiva? C'era qualcosa che mancava forse? Ma guardi, le motivazioni sono tante, mi piace però ripeterne una. Intanto l'amore per il diritto praticato nelle aule di giustizia, e ho pensato alla fine che questo diritto, che non è solo un complesso di norme e tecnicismi, ma è anche favola, che è anche filosofia e storia, letteratura, potesse essere trasferito ai giovani, diciamo, con uno strumento letterario che è quello della favola, usando lo strumento della favola, quindi per renderlo fruibile e per renderlo divulgativo, diciamo, ritenendo, avendo come obiettivo, diciamo, un obiettivo piuttosto ambizioso, che è quello, un obiettivo didattico e pedagogico. Ragazzi, quando diciamo ragazzi, lei chi aveva in mente, che fascia d'età? Avevo in mente i ragazzi dai 9 ai 13 anni, poi strada facendo abbiamo scoperto che c'era la possibilità che si potesse scrivere anche per ragazzi, per bambini più piccoli, fino ai 18 anni. E devo dire che poi i fatti mi hanno dato ragione, perché è un libro che si legge tranquillamente a tutte le età. Non ci vuole tanta, diciamo, tanto tempo per leggerlo, perché è un libro ovviamente ben scritto e anche un racconto, quindi essendo un racconto sì, è anche favola. Gradevole una favola. Allora, si apre con l'arrivo di Quazel, questo strano extraterrestre che arriva fra un gruppo di bambini che però faticano magari all'inizio un po' a comprendere la diversità, ma alla fine lo accolgono e pongono domande. Sì, diciamo, sono due mondi che si incontrano, il mondo evolutissimo di Quazel, che arriva da un pianeta che si chiama Lugun, dove non ci sono regole, non ci sono codici, non ci sono giudici, non ci sono avvocati, è il mondo di una famiglia romana che vive alla periferia romana, ma nella periferia romana, ma molto molto colta, che quindi accoglie Quazel con le regole del rispetto, innanzitutto il rispetto che hanno inculcato ai loro figli, in particolare a Dante, che è un giovane della medesima età di Quazel, il rispetto per sé e il rispetto per gli altri. E quindi fare a spiegare, diciamo così, da parte dell'extraterrestre l'assenza di legge, ma un pianeta assolutamente ordinato come quello da dove proviene lui, con un pianeta come il nostro inzeppatissimo di leggi, non è molto elegante da dire, sì, ma questo è, e dove c'è però invece molta disarmonia sociale. Beh, quello è stato uno strumento, lo strumento letterario per, diciamo, in contrasto, quasi in contraddizione, per far emergere invece che cosa?
che la convivenza civile e pacifica non può esserci tra gli individui, diciamo, facenti parte di una stessa società, non può esserci se non c'è l'accettazione delle regole, laddove la regola non è solo il diritto, ma è anche il dovere, come un Giano bifronte, ci sono i diritti e ci sono i doveri. Quazel è servito proprio a contrario per dire che una società non può vivere senza, non può vivere senza regole, regole che siano accettate da tutti e quindi un patto sociale che tutti hanno, a cui tutti hanno aderito. Beh, un consiglio magari per gli insegnanti, avete sentito la fascia d'età dove si può utilizzare questo modo innovativo per spiegare, e questo è Quazel che parla, dell'assenza di leggi, diciamo che noi nasciamo e conosciamo già i nostri limiti sul suo pianeta e se qualcuno non cammina nei binari tracciati si vergogna pubblicamente. E questa cosa forse della vergogna quando non si fanno le cose come si dovrebbero è un qualcosa che abbiamo perso. Ringrazio, abbiamo terminato il tempo, dobbiamo dare purtroppo la linea al TG1. Grazie perché era un discorso interessantissimo, ma torni a trovarci Maria Grazia Masella, avvocato matrimonialista, autrice di Codice Quazel. Linea al TG1. Grazie a voi. Ogni giorno, e sentite bene i numeri, in Italia più di 2 bambini subiscono abusi e violenze sessuali in Italia, oltre 950 minori nel 2017, la maggior parte delle vittime sono bambine e ragazze. Per proteggere dalla violenza queste piccole donne, Terre des Hommes ha avviato una campagna di sensibilizzazione che vi avevamo fatto conoscere durante tutta questa settimana, il titolo è In difesa. Allora, noi abbiamo qui ospite in studio Paolo Ferrara. Paolo Ferrara è responsabile della comunicazione e anche della raccolta fondi di Terre des Hommes, che vive grazie al contributo di tante persone di buona volontà che vogliono combattere questi fenomeni e stare vicino agli uomini e alle donne in difficoltà nel mondo. Ma abbiamo in collegamento a Milano anche Roberta Panico, spero di aver pronunciato bene il cognome, corretto, della Community Scuola Zoo, che ha 3 milioni di utenti addirittura sul web e conosce bene il fenomeno. Vorremmo che lei ci illustrasse un po' l'iniziativa che state facendo, lo chiedo però a Paolo Ferrara questo, vorremmo che ci illustrasse meglio l'iniziativa che state mettendo in campo. Allora, innanzitutto abbiamo parlato di dati e sono i dati sulla violenza sulle donne e sulle ragazze. Sì. Sono dati che riguardano tutto il mondo, ma lo sappiamo benissimo, riguardano anche l'Italia, perché questo ce lo racconta la cronaca di questi giorni. A livello italiano abbiamo deciso di muoverci partendo da loro, dalle scuole, dai ragazzi e le ragazze come Roberta, intervenendo con azioni di peer education, con la creazione di un circuito di web radio scolastiche dedicate esclusivamente a queste tematiche. Quindi ragazzi e ragazze che diventano protagonisti, soggetti attivi di un cambiamento culturale che vorremmo portarsi a maggiore rispetto, a maggiore attenzione e soprattutto a lavorare su nuovi modi di relazione che ci permettano di pensare ormai come passate le molestie o i fatti di cronaca di questi giorni, che raccontano in realtà di un'idea di possesso o di oggettivazione della donna. E questo è il primo tipo di intervento. A livello mondiale stiamo lavorando da tantissimi anni per prevenire fenomeni come quello delle spose bambine, della schiavitù domestica delle bambine. E lo facciamo intervenendo in tanti modi diversi. Intanto investendo sull'istruzione, che è sempre un buon modo per creare consapevolezza dei propri diritti e protezione dalla violenza. Lo facciamo intervenendo con le comunità. Uno dei lavori fondamentali è lavorare con le mamme, ma anche con le comunità religiose, per aiutare le famiglie a difendere i loro bambini. Dove lo fate? In Bangladesh, Pakistan, immagino? Lo facciamo in Bangladesh, in Pakistan, ma in questo momento siamo molto presenti, soprattutto sul fenomeno delle spose bambine, nei campi profughi. Comunità come quelle siriane stanno vedendo un fortissimo aumento delle mamme e bambine, perché i genitori pensano di proteggere dalla violenza che c'è nei campi. E questo però spesso e volentieri si trasforma in nuova violenza e in nuova magari legalizzata, perché poi ovviamente c'è un legame fra le due famiglie. Anche se non è legalizzata, ma soprattutto è una violenza che poi scompare, perché una volta che le bambine diventano baby spose entrano in un mondo in cui la violenza non si vede più, non appare. E il lavoro che facciamo in questi casi è lavorare con le mamme, con i papà, che sono un elemento fondamentale per decidere
un percorso diverso per i propri figli e con le comunità religiose. Ci sono tante altre iniziative che Terre des Hommes sta portando avanti e ne parleremo, anche il discorso di tutte le mutilazioni genitali femminili, che è una cosa orribile e ingiustificata negli anni in cui siamo. Però vorrei andare un attimo da Roberta Panico, che è giovanissima e che in realtà sta mettendo su, insieme a tante altre persone, un progetto interessante. Community Scuola Zoo, che cos'è? Ciao a tutti, intanto, ciao Paolo. Allora, Scuola Zoo è una community online ed è la più grande d'Italia, infatti conta appunto sul social 3 milioni di seguaci. Io sono una RIS, quindi una rappresentante di istituto candidata con il supporto di Scuola Zoo. Siamo 200 RIS, anzi più di 200 RIS in tutta Italia, e ci siamo candidati perché vogliamo portare qualcosa di concreto e di fattibile nelle nostre scuole, e abbiamo la fortuna di avere il supporto di Scuola Zoo, quindi del fondatore, dei tutor, dei giuristi, online, e appunto il nostro gruppo ci consente di scambiarci opinioni, dubbi o comunque argomentazioni sulla nostra generazione. Abbiamo notato che l'argomento della violenza sulle donne è molto attuale e molto sentito, quindi mi è molto interessato il progetto che abbiamo fatto con Terre des Hommes ai weekend di formazione per i rappresentanti di istituto, quindi ringrazio ulteriormente Terre des Hommes, perché ci ha permesso, oltre appunto conoscere questa realtà che è già evidente, ma ci ha concesso appunto di approfondirla e di portarla a livello reale nelle nostre scuole, facendo appunto un questionario che abbiamo ideato noi, quindi appunto ragazzi siamo a livello vicino e forse riusciamo anche a comprenderli in modo migliore. Questo questionario è stato dato nelle nostre scuole, è stato poi messo anche online, tuttora è fattibile. Praticamente ci siamo messi a tavolino, noi altri RIS abbiamo detto: ok ragazzi, come grazie, ci si può far dire dai ragazzi cos'è una molestia, cos'è una violenza, ecco. E abbiamo con Terre des Hommes fatto questo questionario. Bene, io volevo, abbiamo davvero soltanto un minuto, meriterebbe molto più spazio e tempo, affrontare un tema delicato con Paolo Ferrara, perché molte organizzazioni umanitarie, molte organizzazioni che dovrebbero stare vicino alla gente, in realtà negli ultimi giorni sono stati oggetto e anche soggetto di questioni di violenze, insomma, e sono implicati. Allora, non sarebbe il caso di scegliere meglio queste persone? Guardi, io noi cerchiamo di scegliere in maniera molto accurata i cooperanti. Sicuramente i dati, i fatti di cronaca di questi giorni ci dicono che non sempre questo è accaduto, ma le procedure di selezione del personale sono normalmente molto stringenti e soprattutto i controlli che le organizzazioni fanno su queste persone sono stringenti. Il fatto che oggi si possa anche segnalare quante persone sono state licenziate perché hanno abusato o perché hanno semplicemente insultato, perché sono andate con prostitute, significa che c'è un sistema di registrazione. Gli errori possono accadere, bisogna però imparare degli errori e bisogna fare in modo che siano sempre di meno e soprattutto che non ci sia indulgenza nei confronti di chi sbaglia, perché lo dobbiamo ai nostri beneficiari, dobbiamo lavorare sulla fiducia che le persone hanno nei nostri confronti. Non possiamo essere noi i primi a macchiarci di questi reati. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Insomma, tante argomentazioni, vi ricordiamo però che si può donare fino all'8 marzo al 45549 2 euro per ciascun sms che deciderete di inviare, 5 o 10 euro da rete fissa per sostenere appunto la campagna in difesa di Terre des Hommes, di cui abbiamo diffusamente parlato in questa settimana, quindi sapete esattamente dove vanno a finire i vostri soldi. Grazie Paolo Ferrara. Grazie a voi. Grazie a Roberta Panico in collegamento da Milano. Borghi d'Italia, adesso cambiamo argomento, fa oggi tappa a Clauiano. Ragazzi, si chiama Borgo, così, provincia, eh? Di Udine, ragazzi. Clauiano, guarda, è difficile da pronunciare. Ricco di storia, però, di prodotti tipici del territorio. Lo scopriamo meglio, sempre grazie alla coppiata Vincente e Fabrizio Rocca con Anna Battipaglia. Clauiano. Clauiano. Amici di Una Mattina, buongiorno, benvenuti a Borghi d'Italia. Oggi sono ritornato in Friuli e sono in un borgo medievale meraviglioso, Clauiano. Pochi abitanti, ma tanta storia, vero Valentina? Sì, Clauiano è un borgo bellissimo. Fa parte dal 2004 del prestigioso club dei borghi più belli d'Italia. Dal nome stesso, Clauiano, deriva dal latino Claudius, quindi ci riporta all'epoca dei Romani. Senti, ma la dominazione, che è stata lunghissima,
dei veneziani qui circa 300 anni dopo chi è arrivato? Dopo un breve periodo di dominazione francese è arrivato l'impero austro-ungarico. Finalmente nel 1866 è passata all'Italia. Valentina, che meraviglia questa casa tipica friulana, tutta pietra e sassi. Pieris e claps. Come si dice in friulano? Esattamente. Sembra quasi una fortezza. Sì. Cosa? La bellezza di queste case è proprio sono gli interni. Perché? Perché conservano all'interno tutta la tradizione e la storia del Friuli. Valentina, questa qui è la stalla? Generalmente la stalla è sempre vicina all'abitazione, diciamo, ecco. Di che anno è questa abitazione? Si parla di questa casa già nel 1500. Che bellezza questa tenuta! Ma qui che cosa producete? Qui facciamo 5 tipi di vino diversi, in solo 3 ettari. Abbiamo il Tokaj friulano, il Refosco dal peduncolo rosso, questo che stiamo vedendo, Sauvignon, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. È mica male, eh? Adesso che cosa sta facendo il tuo uomo? Sta mettendo a posto, piegando i rami d'olivo e li lega. Da quelli nasceranno i grappoli d'uva per il prossimo anno. Qui si fa il vino, in campagna, non certo col mestolo in cantina. Io direi di andare a bere un po' di vino buono, che dici? Bene. Io vado, io vado. Vado con il bianco. Sentite, io vorrei dire a tutti gli amici di una mattina che sono già ubriaco, che ringrazio Aldo, ti faccio tanti complimenti e invito tutti gli amici a venire in questa zona perché si beve benissimo. Grazie, arrivederci a tutti, ciao! Domani 10.45, buongiorno benessere con Vira Carbone che ci abitua a tanti argomenti interessanti, ma uno in particolare, perché si usa male o troppo o comunque non accuratamente il cortisone che invece usiamo tutti. È vero, domani dedichiamo proprio una bella parte del programma all'uso del cortisone, sfateremo anche molte leggende sull'uso del cortisone stesso. È normale che tutti a casa dovrebbero sapere che il cortisone va assunto soltanto dopo una prescrizione medica e bisogna naturalmente assumere il cortisone, se prescritto dal medico, soltanto in caso di infiammazioni anche a carico della pelle, quindi infiammazioni anche a carico dell'epidermide, e bisogna, soprattutto se l'uso del cortisone è prolungato, avere determinati accorgimenti nell'alimentazione. Ne parleremo domani con il professor Selmi, proprio primario all'Humanitas di Milano, di reumatologia e immunologia clinica. Allora, cominciamo, professore, a fare un po' di chiarezza, anche perché ci sono delle regole fondamentali, un po' Vira ce le accennava, sull'utilizzo del cortisone. Beh, gli errori più comuni dell'utilizzo del cortisone sono quelli di utilizzare al mattino, cioè di non utilizzare al mattino, perché questo va a mimare l'ormone della battaglia, dello stress che noi normalmente produciamo intorno alle 8 del mattino. Cioè noi lo facciamo da noi il cortisone. Esattamente. Noi andiamo ad imitare questo effetto. Il secondo è quello di interromperlo bruscamente, soprattutto ai dosaggi medio-alti. Il terzo è di usarlo per i motivi sbagliati, ad esempio se c'è presenza di un'infezione. E il quarto, ahimè, il più frequente, è quello di utilizzarlo per lungo tempo. In questo senso oggi credo che sia un'eccezione quello di dover prolungare per molti mesi una terapia a base di cortisone, soprattutto sistemico, quindi per bocca. Vira ci diceva che è utilizzato molto per le malattie della pelle, cioè un binomio che forse è meno conosciuto, almeno. Sì, il cortisone soprattutto topico, quindi utilizzato sulle lesioni della pelle. E anche lì bisogna stare attenti alla quantità. Bisogna stare attenti all'indicazione, bisogna stare attenti alla formulazione, cioè quanto cortisone è presente e soprattutto su quanta parte del corpo si applica. Cioè non bisogna mai superare il 10% del nostro corpo, l'1% del nostro corpo è il palmo della mano, per cui 10 palmi della mano è il massimo dell'estensione su cui si può applicare una pomata a base di cortisone. Per patologie tipo? E gli eczemi, rash. A volte, in alcuni casi, anche per la psoriasi, però sempre chiedere ad un medico, idealmente ad un dermatologo. Vira, c'è una dieta da preferire quando si utilizza il cortisone? Sì, soprattutto se si utilizza il cortisone per periodi piuttosto lunghi. Noi dobbiamo tener presente che alla lunga il cortisone potrebbe creare un po' di osteoporosi e potrebbe
usato male, usato per lungo tempo, creare dei problemi di diabete. Allora, che cosa possiamo fare intelligentemente con la nostra dieta? Introdurre calcio, in modo che diamo una bella mano a rinforzare le nostre ossa, mangiare cereali integrali, in modo che assorbiamo anche meno zuccheri, verdure con basso contenuto appunto di zuccheri, per esempio zucchine, broccoli, un bel pezzo di parmigiano, così facciamo proprio il pieno di calcio. E devo dire, bere, possiamo bere latte, possiamo bere estratti di verdura che fanno molto bene, ci purificano. Abbiamo questo, perché questa, diciamo, soluzione da spruzzare? Allora, guarda, quando noi siamo un po' irritati, naturalmente senza che ci sia nulla di medico, di patologico serio, ma un po' di irritazione eccetera, possiamo fare una boccettina all'interno della quale mettiamo infuso di malva, che è fortemente lenitivo, miscelato ad un cucchiaino di amido di riso e un cucchiaino di bicarbonato. Mettiamo tutto in una bottiglina con il vaporizzatore e devo dire, possiamo tenerlo in frigorifero o anche applicarlo tiepido, vaporizzarlo sulle mani, per esempio se abbiamo un'infiammazione sulle mani, sul collo, sul décolleté, e ci dà una bella sensazione di fresco. Naturalmente non ha nulla di medico, soltanto, diciamo, i segreti della nonna. Lenitivo, esatto, lenitivo, ecco. Però tutto poco fa, come si diceva. Allora, a questo punto, sapete che noi dedichiamo pochi minuti giusto per incuriosirvi, però domani, Buongiorno Benessere, 10.45 circa, ovviamente sempre su Rai 1 con la nostra Vira Carbone, proprio per approfondire questo tipo di tematiche. Il cortisone sappiamo che è veramente nelle case di tutti. Grazie anche al professor Carlo Selmi. Franco di Mare, eccolo, vedi? Oh. Buongiorno, eccomi, mi sentivo qua. Persa. No, non mai, mi devi abbandonare. Mai perduta. Buongiorno Mira, buongiorno. Buon lavoro, buongiorno professore. Allora non ci resta che salutarvi, ringraziarvi di essere stati con noi tutta la settimana, ricordarvi che il voto è un dovere e un diritto, quindi andate a votare, per chi pare voi, ma andate a votare domenica. Confermo. E lasciamo la parola e la linea a Eleonora Daniele, consorte italiana. Poi a seguire Buono a Sapersi con Elisa Esoardi e ci ritroviamo lunedì ovviamente con una lunga pagina di approfondimento sull'esito del voto. Riposati.